Buonasera. Nel giorno della protesta sociale contro la manovra anticrisi l'avevamo già preparata da prima questa copertina sul Natale della disuguaglianza, sui due alberi strappati e così diversi. C'era anche un ragazzo esausto che piegava la testa sulle ginocchia e non sapevamo ancora che uno di questi ragazzi è morto quest'oggi, a 20 anni, studente universitario e lavoratore nel crollo dell'impalcatura del Palasport di Trieste dove doveva tenersi il concerto di Lorenzo Giovanotti. Francesco Pinna si chiamava e i suoi compagni raccontano che lavorava per 5 euro all'ora. Mi chiedo se questo sia normale nell'Italia delle disuguaglianze, che andremo a raccontare questa sera con il dubbio che l'incedere della crisi dell'Eurozona, della sfiducia dei mercati nei confronti del nostro sistema e del nostro debito, renda inutili i sacrifici che ci sono richiesti. Qui abbiamo dei lavoratori dello spettacolo. È normale la tariffa per cui è morto Francesco Pinna a Trieste? Beh, per i tecnici e le maestranze spesso e volentieri è normale, perché non si bada più tanto all'ora singola, ma alla quantità, alla somma di lavoro che spesso e volentieri supera le 8 ore. E molti tecnici e maestranze nel mondo dello spettacolo, della musica, anche del teatro, superano abbondantemente quelle che sono le ore consone, insomma, vanno sempre in straordinario, quasi sempre. C'è qualcuno anche di San Precario qui, vero? Dov'è? Eccoli qua, sì. Sì, penso che purtroppo in questo settore non sia una forma di lavoro straordinaria, né quella precaria né quella così sottopagata. E non solo nello spettacolo in quel senso, cioè nella musica, ma noi per esempio abbiamo lavorato molto con i lavoratori della moda qua a Milano e abbiamo sentito storie purtroppo simili, anche se non prendiamoci in giro, anche nella televisione può succedere. Come? Nell'edilizia. Quanti operai muoiono sul lavoro costruendo e si scopre sempre che sono stati assunti una settimana prima, un giorno prima dell'incidente mortale. Sono anche luoghi dove il sindacato ufficiale o chiude un occhio o ha abbandonato determinate forme di tutela. Quindi ci sono anche dei perché, delle storie del perché si muore in certi luoghi già pericolosi di per sé di lavoro. Adesso vi presento dei sindacalisti, perché l'infedele ha scelto di non invitare i segretari confederali riuniti per la prima volta davanti a Montecitorio a Roma in una protesta un po' artigianale, col microfono lì per terra nella piazza mentre i deputati entravano a votare, ahimè, la manovra che passerà. Abbiamo invitato dei sindacalisti di territorio, appunto. C'è Valentina Cappelletti dei chimici di Bergamo, chi è? Eccola qui, sì. Vero? Poi c'è Patrizia Manca, che è del settore del terziario della provincia di Treviso. Lei è CGL, lei è CISL, accanto a lei c'è dalla Val Camonica, quindi ancora in provincia di Bergamo. No, ho saltato. Dov'è? Daniele Gazzoli, chiedo scusa. E quello che invece ho saltato è un altro sindacalista dei precari, dei lavoratori atipici, Simone Botti in provincia di Treviso. Ho fatto un disastro nelle presentazioni. Pasquale Lucia, dunque, lavoratori atipici Will Napoli. Ecco. Ma di fronte a voi, essendoci un esponente invece dei piccoli imprenditori, e mi sto riferendo ad Ambra Redaelli, presidente della piccola industria in Lombardia, devo dire che nell'edilizia la crisi morde e può uccidere anche un titolare d'azienda, perché oggi è successo questo in provincia di Padova. Giovanni Schiavon, di Peraga, di Vigonza, sommerso dai debiti, ma da mesi avrebbe cercato inutilmente di riscuotere crediti pari per 200.000 euro. Si è tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia
chiedendo scusa per questo alla sua famiglia. Non è il primo episodio, no? Quindi questa è la crisi che morde. Io adesso vado a Chicago perché abbiamo un collegamento con il professor Luigi Zingales, al quale voglio presentare gli altri interlocutori di questa nostra serata. C'è Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, ci aiuterà a capire la secessione inglese, l'Europa che diventa un continente germanico, sta cambiando la storia e il destino nostro. Su questo anche chi si occupa di economia internazionale, come Fabrizio Onida, Università Bocconi, ci darà una mano, e sicuramente Salvatore Bragantini, ex commissario alla Consob, un'esperienza nel mondo delle banche e della finanza, oltre che articolista del Corriere della Sera. Qui al centro abbiamo uno scrittore che vive tra la Gran Bretagna e l'Italia, ma lui preferisce dirsi oggi... Vivo qua. Vive Milano, Italia. Sì. Ogni tanto sono 3-4 giorni a Londra. Tim Parks. Ogni tanto, grazie. Tim Parks, lo scoprirete più tardi, essendosi occupato del nostro 1400 e dell'ascesa della dinastia dei Medici, è in grado di raccontarci che cosa succede quando i banchieri si fanno Stato. È successo nel passato, chissà che non accada di nuovo. Vedo dei sorrisi fra i sindacalisti, ma sono fatti abbastanza frequenti. E su questi si misurerà con noi anche Adriana Cerretelli, che è la corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore e per me forse la massima esperta di Unione Europea, che ci illumina anche in questi giorni. Cupi. Come? Cupi. Cupi, me lo confermi. Sì. Nei quali ho letto i tuoi articoli, tornano continuamente delle formule tipo misure draconiane, cioè severissime e terribili, ossessione del bilancio e della disciplina di bilancio. Rigore. Imposizioni bismarchiane con riferimento al creatore della potenza prussiana tedesca, quasi che appunto giovedì e venerdì scorso a Bruxelles sia stato come uno sfondamento, una vittoria tedesca su tutto il fronte. Non si può ancora dire, perché di questi tempi l'Europa continua a procedere a piccoli passi nonostante i mercati la travolgano con una velocità fulminea, però certamente la germanizzazione dell'Europa procede senza argini, perché non ha più nessuno. La Francia ormai ha un rapporto sbilanciato con la Germania. È una finzione l'asse franco-tedesco, e quindi l'unica leadership è tedesca. Speriamo che non si offenda il nostro solista, il primo oboe della Scala, Fabien Thouin, francese, che più tardi suonerà insieme a Takahiro Yoshikawa, maestro al pianoforte. E sicuramente si sono arrabbiati i tabloid, i giornali popolari inglesi. Il Sun addirittura ha scritto: Europa, prendile in quel posto. Sì, ma effettivamente sono stato a Londra questa settimana, stranamente, e la retorica lì è straordinaria, cioè mi ha veramente, sono rimasto sconcertato, è da molto tempo che non mi ricordo titoli di questo tipo. Il compassato Times ha pubblicato una vignetta nella quale Cameron, il primo ministro inglese, fa la pipì in testa a Sarkozy. Mi perdoni ancora il nostro solista. Penoso. Sì. Penoso, dice giustamente Tim Parks. E con questi presagi, con queste tensioni, non c'è da stupirsi, eccola lì la vignetta del Times, non c'è da stupirsi che oggi una in fila all'altra le agenzie di rating abbiano manifestato di nuovo sfiducia sugli accordi per l'Unione Fiscale Europea, le borse gli sono andate dietro giù, a Milano quasi del 4%, e nonostante l'asta dei bot annuali sia stata affollata, il differenziale con i titoli tedeschi è rimasto altissimo,
per tutta la giornata, è calato un po' nel finale a 454 punti, ma era andato molto più su. Ragion per cui davvero adesso chiamo Zingales, perché mi dicono che lo possiamo sentire, e gli chiedo di questo nostro dubbio. Questa manovra, questi sacrifici che fanno pensionati e lavoratori in Italia, c'è il rischio che non servano a niente? Purtroppo il rischio esiste. Ci troviamo in una situazione opposta a quella che ci trovavamo all'inizio di giugno. All'inizio di giugno avevamo un governo che non governava, un governo non efficiente, e invece una fiducia complessiva dei mercati. Oggi purtroppo abbiamo spaventato talmente tanto i mercati che anche l'intervento di un governo complessivamente buono come quello di Monti non è sufficiente, è condizione necessaria ma non sufficiente per ridare fiducia ai mercati. Senta, lei non so se gradisca questo tipo di presentazione, ma curiosamente è un economista che piace nello stesso tempo a un democratico come Matteo Renzi, ha partecipato anche a una sua iniziativa, e compare un suo elogio nel libro di Sarah Palin, la promotrice della destra repubblicana, dei Tea Party. Ambedue forse piace il suo essere un liberista che predica sempre anche la necessità di tagliare e razionalizzare la spesa pubblica, ma mi corregga se equivoco. Oggi però, al dunque, vedere queste manovre tasse-tagli in una situazione che è già di recessione avviata in Italia in particolare, ma anche in altri paesi europei, non è un rischio suicida? Non rischiamo di gettare con queste manovre di austerità queste società non solo nella sofferenza sociale, ma anche nella recessione più nera? Sicuramente il rischio esiste, esiste soprattutto perché è in contemporanea a quello che si dice un credit crunch, che non è solo degli ultimi mesi, ma è da almeno da marzo che sta avendo luogo. Quindi purtroppo uno dei rischi, appunto, per cui questa manovra potrebbe essere non sufficiente, è che il prossimo anno ci troviamo di fronte a una recessione pesante nel nostro paese, recessione che rende più difficile il raggiungimento del pareggio di bilancio e rende più difficile una situazione credibile per i mercati. Il nostro problema principale, ricordiamolo, non è un problema di deficit, è un problema di debito e soprattutto un problema di crescita. Appunto, se non sbaglio, quest'anno l'Italia spende 80 miliardi solo di interessi sul suo debito e sono già aumentati di un quarto questi soldi da quando è cominciata nel 2008 la recessione internazionale. Ma dentro a questo dramma del pagamento del debito, Monti era intervenuto presentando il suo programma in Parlamento per ottenere la fiducia con un impegno: chi ha dato meno dovrà dare di più. Questo era stato il titolo del suo discorso della fiducia. Secondo lei ha mantenuto questo intento nella manovra? Guardi, è difficile fare una manovra giusta quando la si fa in una settimana. Secondo me lui ha cercato di andare in questa direzione. È questa una manovra giusta? Penso di no, però è forse l'unica possibile. Secondo me nell'indicazione della giustizia lo si vedrà quanto ad esempio la lotta all'evasione avrà seguito. Ovviamente non è che con provvedimenti draconiani si possa cambiare l'evasione fiscale, lo si fa attraverso delle riforme lente e sistematiche. Io penso che abbiano le risorse e l'intenzione di farlo, però la prova si vedrà nei fatti. Senta, io le anticipo la domanda chiedendole di rispondere dopo la pausa pubblicitaria. Ai nostri telespettatori dico di intervenire nel frattempo sul blog gadlerner.it. Credo che gliela faccio davvero a nome dei sindacalisti, dei pensionati, dei precari che sono anche in questo studio. Ma è davvero inevitabile che quando si deve fare gettito, quando si deve recuperare
un risanamento finanziario, i soldi li si vada a prendere sul bersaglio grosso, appunto, dei ceti popolari, del ceto medio, non dimentichiamo le tasse sulla casa. Possibile che gli interventi come quelli che lei ha detto sull'evasione fiscale, sui costi della politica, sulle liberalizzazioni, quelli ci si mette troppo tempo, bisogna sempre rinviarli al dopo. Le chiedo di rispondere fra pochi minuti, professor Zingales. Strani rimbalzi della protesta del professor Zingales, forse non sa che stamattina, perché lì è mattina, negli Stati Uniti gli indignati di Occupy Wall Street si sono mossi in diverse città tentando di occupare i porti. A New York hanno circondato il quartier generale della Goldman Sachs, definita un grande calamaro vampiro del quale chiedono la tassazione più severa degli utili. E se ci spostiamo invece qui da noi a Iglesias in Sardegna, è partita poco fa l'occupazione da parte di un gruppo di cassintegrati di una miniera. Insomma, segnali di dimensioni molto diverse ma piuttosto omogenee. Ma Bragantini voleva rinnovare la domanda. Volevo inserirmi la domanda riguardo a Luigi Zingales, che saluto, per chiedergli questo. Ma tu non pensi che, premesso che evidentemente l'hai già detto tu, la manovra andava fatta dal governo precedente, che ha avuto tutto il tempo per farlo e non l'ha fatta, e adesso questo si è costretto a farlo in 10 giorni. Però volevo chiedere, rispetto alla domanda che poneva Gad, non credi tu che il governo tutto sommato non potesse mettere nella manovra entrate previste da, diciamo, riduzione dell'evasione, ma abbia il dovere comunque di ripristinare alcuni provvedimenti che erano tanto antipatici ai contribuenti ma tanto utili, come i conti correnti dedicati per le imprese, l'elenco dei clienti e fornitori, la trasmissione delle fatture all'amministrazione pubblica? Io credo che queste cose si possano fare e spero che il governo intenda farle, anche se fino ad ora non ha mostrato di farlo. Però non può, io credo, mettere, mi inserisco per la domanda di Gad Lerner prima, non può mettere X miliardi da riduzione dell'evasione perché l'Europa non glielo passerebbe. Zingales. Certo, ma sicuramente la lotta all'evasione è una cosa importante, è una cosa che va cominciata da subito e che però purtroppo non dà effetti immediati. Però rispondendo alla domanda di Gad Lerner, si poteva fare qualcosa da subito di diverso che non toccasse le classi popolari? Assolutamente. La vendita all'asta delle frequenze TV è un esempio, si potrebbero ricavare numerosi miliardi da questo, la riduzione dei sussidi alle imprese è un altro esempio, e il terzo esempio, che è uno dei miei favoriti, è la riappropriazione dei soldi che i politici hanno espropriato agli italiani con le fondazioni. Tutti parlano dei costi della politica, ma uno dei più grossi costi della politica è che oggi 40 miliardi degli italiani sono gestiti da vecchi politici che non solo gestiscono male, ma anche gestiscono male le imprese che le fondazioni controllano, cioè le banche. Quindi ci sarebbero stati degli interventi a gettito, a entrate sicure, certe, immediate, che avrebbe potuto evitare, di togliere l'adeguamento all'inflazione delle pensioni sopra i 936 euro, piuttosto che la tassa sulla prima casa anche per i redditi più bassi. Beh, adesso bisogna fare i conti alla mano, però sicuramente c'era spazio, e secondo me quello che è importante è ricreare una fiducia del cittadino nei confronti dello Stato. Cioè la variazione, il blocco dell'indicizzazione delle pensioni è una maniera crudele per fare una redistribuzione. Se lei dice andiamo a vedere i contributi versati, e a coloro che oggi hanno le pensioni al di sopra dei contributi versati poniamo un freno all'indicizzazione, questo secondo me è una manovra sacrosanta.
Se invece lei lo fa a tutti, questa è una manovra ingiusta che crea una sfiducia nei confronti dello Stato. Senta, lei ha manifestato sul Sole 24 Ore molta diffidenza, definendolo il più grosso passo falso del governo Monti, per quella parte del decreto che fa sì che lo Stato, il governo, garantisca le emissioni, i crediti delle banche. Ha detto che la creazione di un fondo simile potrebbe costare a noi cittadini e noi contribuenti un mucchio di soldi se non lo si chiarisce. Perché? Assolutamente. Guardiamo cosa è successo in Irlanda. L'Irlanda era un paese con un debito molto basso, aveva un surplus di bilancio ed è stata distrutta dal fatto che ha cercato di salvare le banche che erano eccessivamente indebitate attraverso i soldi dei contribuenti. L'Islanda, che è stata più furba, a un certo punto ha deciso basta, chi ha messo i soldi nelle banche paga i costi e i contribuenti sono salvati. Quindi la scelta del governo è di andare nella direzione irlandese e non in quella islandese. Beh, mi piace questo elemento sovversivo, se non si offende, del liberista di Chicago. Noi abbiamo raccontato quella storia dei referendum islandesi, certo facendo le debite proporzioni, perché lì sono 300.000 abitanti. Non so cosa potrebbe succedere in Italia, ma indossare, cito Mario De Aglio dopo gli accordi di Bruxelles, indossare noi Stato italiano e altri 26 Stati europei una sorta di camicia di forza, questa è l'espressione che lui ha usato, per controllare i bilanci e le finanze e penalizzare in automatico chi sfora. Non, questa ossessione per l'austerità molto tedesca non è un passo ulteriore verso il peggio nella crisi delle nostre società? Beh, secondo me è un rischio grosso. Cioè, ci sono due modi per far crescere i ragazzi, i figli. Uno è quello di controllarli ogni secondo. L'altro è di lasciarli fare quello che vogliono e di punirli quando sbagliano. L'Unione Europea ha deciso di andare nella prima direzione, che è una direzione estremamente pesante e che si intromette. Io sono per la seconda soluzione. Questo però richiede che chi sbaglia paghi, quindi richiede che la Grecia faccia default e richieda che le banche, quando sono in crisi, non vengano aiutate dagli stati. A questo proposito, che aiuti avrà davvero, anche la Cerretelli qui ci potrà aiutare, ad esempio lo Stato italiano quando dovrà emettere di qui all'aprile prossimo 165 miliardi di titoli sul mercato? Non si è capito dopo gli accordi di Bruxelles se qualcuno, eventualmente ci fossero difficoltà, oggi, nella giornata di oggi per fortuna non è accaduto, ma erano 7 miliardi in tutto, parliamo di cifre molto più grosse a febbraio e a marzo. C'è un ente che è stato ufficialmente preposto a sostenere gli stati nel pagamento appunto degli interessi sul debito pubblico, oppure lì rischiamo il collasso? Ma a me sembra che la soluzione che hanno trovato è di farlo in maniera indiretta attraverso la Banca Centrale Europea. Cioè la Banca Centrale Europea ha detto che farà prestiti a lungo periodo alle banche avendo come collaterali i titoli del debito pubblico. Quindi adesso bisogna vedere a che prezzo li prende come collaterale. Però fondamentalmente la Banca Centrale Europea sta prestando dei soldi alle banche perché le banche comprano i titoli del debito pubblico. Quindi l'aiuto c'è, però è coperto dagli occhi degli elettori. Quindi secondo me è una soluzione molto, oserei dire, democristiana. Ma funzionerà questa idea che Mario Draghi possa emettere liquidità e sostenere il debito dei paesi di nascosto, senza dichiararlo, perché sennò la Germania si infuria. Poi può funzionare davvero? Dice ancora Bragantini una cosa. Scusa Luigi, credo che oggi... Può funzionare, però è molto instabile.
Secondo me oggi già succede così, oggi già la Banca Centrale diciamo finanzia le banche che portano i titoli del debito proprio. La novità di cui parlavi tu è nel fatto che lo farà a 3 anni e accettando anche come garanzia, cioè collaterale, mutui alle imprese e titoli diciamo non investment grade. A questo punto non siamo ancora investment al passo... Investment grade bisogna tradurlo in italiano all'infedele. Sì, diciamo titoli di scarsa qualità. A questo punto, secondo me, il passo è ancora successivo. Cosa può succedere? Che la banca centrale finanzia le banche in questa maniera, che gli portano questi titoli o questi mutui di scarsa qualità. Le banche ricevono i soldi e poi saranno gentilmente invitate a investirle in titoli del debito pubblico. A questo punto si finanzia l'1% e incassano il 5%, se sono sicure sul capitale, è un buon affare per le banche. Io credo che sia più questa la questione, quindi ci sia un passaggio in più. Aggiungo, siccome so che adesso Luigi Zingales deve lasciarci, la richiesta appunto di una sua previsione su questa continua profezia di sventura che viene dalle agenzie di rating. Oggi ci si sono messe tutte e tre le principali, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, stasera a dirci: guardate che gli accordi raggiunti non bastano, non servono. Standard & Poor's addirittura ha detto bisognerà che ci sia un colpaccio contro una banca tedesca, che si veda che il crack può raggiungere strutture fondamentali. Vogliono il sangue. Sembra quasi. Ecco, tutto questo davvero è un'onda, uno tsunami che travolge le manovre economiche più o meno eque che cambiano la vita della gente, oppure ha l'impressione che si è incanalata questa furia, che adesso la si riesce a governare? Ma purtroppo no, non c'è l'impressione che sia incanalata. L'esempio che io faccio sempre è quello del teatro in fiamme. Quando la gente sente il profumo o l'odore del fuoco, scappa, e quando comincia a scappare, tenerla controllata è molto difficile. Quello che è successo in Europa negli ultimi mesi è esattamente questo. Adesso abbiamo in Italia un governo più competente, in Europa dei tentativi di diciamo, controllare la situazione, però non c'è ancora qualcheduno che abbia il polso della situazione in mano e quindi questa massa di gente impaurita continua a far paura. Grazie, grazie professore. Chiudiamo qui il collegamento con lei e speriamo di averla una volta che viene in Italia anche qui nello studio dell'Infedele. Buonasera. Prima c'è Onida che vuol dire. No, è solo Fabrizio Onida. Sì, sul tema delle garanzie statali alle passività delle banche. Se non capisco male, la decisione è stata presentata come un tentativo di uscire dalla semiparalisi che in questo momento ancora caratterizza i mercati, per cui le banche non si prestano tra di loro. E il credit crunch è il risultato di una difficoltà alla raccolta da parte delle banche. Allora la garanzia statale sulla raccolta, sia come depositi sia come emissioni obbligazionarie, fino a mi pare a 7 anni, dovrebbe dare quella sicurezza ai mercati, per cui torna a girare, il circuito torna ad alimentarsi, quindi il credit crunch diventa meno probabile. Io l'ho letto in questo modo, infatti il testo del governo parla di intervento fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di stabilità a medio e lungo termine del sistema bancario. Più ottimista Onida, ma perché? Sicuramente ha un valore. Poi è una scommessa. Scusi, non sto dicendo che non abbia un valore, sto dicendo che c'è il rischio di un fortissimo trasferimento di risorse dai contribuenti alle banche. Cioè se lei regala oggi 100 miliardi alle banche, le banche presteranno di più, sicuramente. Se però questi soldi vengono dai contribuenti, alcuni contribuenti potrebbero eccepire. Grazie, chiarissimo. E qui la salutiamo. Chiedo ai musicisti della Scala, Fabien Touin e Takahiro Yoshikawa, di cominciare a prendere posto, perché chiuderemo questo blocco ascoltando la loro prima interpretazione da Robert Schumann, la romanza e opera numero 1, Nicht schnell. Anche noi, come vedete, ci germanizziamo.
per l'occasione, ma per Schumann vale davvero la pena. Mentre si preparano, chiedo a Michele Mali di mandarmi quella breve domanda che aveva posto qui all'infedele 2 settimane fa Alessandro Penati, rivolgendosi a un deputato della CDU tedesca, Manfred Kolbe. Appunto, era una domanda molto pratica. Vediamo se l'abbiamo superato quel problema lì. Sentitelo. Ma la domanda la faccio io, però se posso farla a tutti gli ospiti tedeschi. Immaginiamo di essere, scusate, volo basso, ma da investitore vicino al mercato. Vediamo di essere a fine di gennaio. 33 miliardi di, o 35 non mi ricordo, di asta del debito pubblico. C'è il rischio che questo non vada sottoscritto. Il giorno dopo, se noi non, se l'asta va deserta o va, i tassi vanno al, che ne so, 12%, sostanzialmente l'Italia dichiara default. La Germania cosa fa? Beh, no, entriamo nelle speculazioni, perché non credo, no, che avverrà questo. No, ma mi scusi, in questo momento... Insomma, adesso ve la faccio breve. Manfred Kolbe, che è un uomo, come dire, solido, non ha risposto a questa domanda. Oggi che abbiamo fatto il vertice di Bruxelles, è cambiato qualcosa o siamo ancora a quel punto lì? Allora, io direi che siamo ancora a quel punto lì, anche se io credo, cioè il mio timore è sempre uno. Devo dire la verità, io trovo che la Merkel ha sempre inseguito i mercati, non ha mai cercato di precedere i mercati. Allora io devo dire che il mio timore è che una mattina la Merkel si svegli e dica: oddio, non abbiamo più l'euro, l'euro ha fatto default perché un paese o un altro ha fatto default. Cioè io devo dire che non ho molta fiducia in Sarkozy, no, perché è condizionato dalle elezioni e la sua unica preoccupazione è quella. E nella Merkel, perché è talmente condizionata da una parte da una cultura tedesca che sta diventando sempre più, come dire, animata da quel protestantesimo con voglie punitive verso i reprobi, eccetera, per cui vanno ingabbiati e compagnia. Per cui... secondo me questo obnubila... Diciamolo, la lingua tedesca è l'unica nella quale la parola debito e la parola, cioè, colpa sono quasi sinonimo. No, certo. Avere dei debiti è colpevole. Quindi credo che abbia proprio un blocco culturale, al tempo stesso anche non ha una tradizione europeista, perché è una donna che viene dall'est, quindi ha dovuto poco a poco imparare l'Europa e si è trovata una crisi difficilissima, sulla quale nessuno sa dire in realtà come andrà a finire. E quindi credo che la sua voglia di reagire ci sia, perché hanno calcolato che i costi, diciamo, del ritorno al marco sarebbero proibitivi anche per loro. Per cui sicuramente lo vogliono difendere. Ma quello che io temo è che un giorno gli scoppi in faccia, così, senza che ben abbiano programmato quello che succede. Mi rassicura che la Merkel non voglia tornare al marco, perché stasera invece Umberto Bossi ha detto che quando crollerà l'euro lui non vuole tornare alla lira ma farà la moneta padana. E allora certamente faremo affaroni, no? Tutti quanti ci sentiremo... Saremo a posto con la moneta padana. Consoliamoci con la più alta cultura tedesca. Robert Schumann, come vi dicevo, la romanza... opera 94, Nie Schnell, eseguita dal primo oboe della Scala Fabien Antoine, accompagnato dal maestro Takahiro Yoshikawa al pianoforte. Thank you.
Bravissimi. Meraviglioso davvero. Meraviglioso. Le aride cifre che abbiamo pronunciato finora da Chicago allo studio di Milano entrano e come nella vita e come purtroppo abbiamo visto anche nella morte della gente. E questo è il momento di riportarle ai due alberi di Natale, al Natale della disuguaglianza, contrasti così evidenti che hanno suscitato anche la furia di chi nei confronti del governo Monti provava fiducia e simpatia, continua a godere di grandi sondaggi. Perché qui ho proprio bisogno di Maurizio Franzini, anzi voglio mostrare il suo libro perché è stato per me negli ultimi anni un preziosissimo strumento di lavoro. Edito Università Bocconi Editore, quindi non si può nemmeno dire che sia un libro da sovversivi. Ricchi e poveri, l'Italia e le disuguaglianze in, tra parentesi, accettabili. Ed è proprio su questa parentesi che ho bisogno di capire. Lei spiega che in Italia negli ultimi anni sono cresciute più che altrove le disuguaglianze sociali, le disuguaglianze di reddito, ma che la maggior parte dei cittadini questo lo considerava naturale, inevitabile, accettabile. Perché? Perché non si arrabbiavano? Perché mi pare che si cominciava ad arrabbiare. Dunque il termine inaccettabile, così come l'ho usato con le parentesi che lei ha menzionato, si riferisce non tanto al fatto che non si reagisca a queste disuguaglianze, quanto al fatto che siano scarsamente giustificabili in termini di tutti i buoni argomenti che si possono usare per tentare di giustificare le disuguaglianze. Cioè, i più ricchi non lo sono per merito, ad esempio. Esatto, questo è uno degli argomenti, cioè l'argomento, se le disuguaglianze derivassero da un accertato merito di chi guadagna di più nei confronti di chi guadagna di meno, le considererei accettabili. Se coloro che se la passano male non se la passassero malissimo, le disuguaglianze sarebbero abbastanza accettabili. Se non contasse, come invece conta, l'origine familiare, moltissimo, nel determinare chi è ricco e chi è povero, le disuguaglianze sarebbero più accettabili. Quello che il libro si sforza di sostenere è che in Italia abbiamo una serie di ragioni per poter affermare che nessuna di queste condizioni che renderebbero accettabili le disuguaglianze risulta verificata. A un certo punto lei fa riferimento addirittura ai pacchi, al giochino dei pacchi televisivi. Dice che la gente lo prende come un portato della buona e della cattiva sorte. Il riccone non è più furbo, più intelligente, più esatto, quindi è sganciato completamente da un'idea di merito in qualche modo, e questo viene considerato accettabile pur non essendolo sulla base dei criteri che noi conosciamo e vengono in qualche modo utilizzati per dire che le disuguaglianze possono essere anche una cosa buona. Ma questo secondo lei ci porterà anche oggi? Io non so, ad esempio, chiederemo ai sindacalisti come è andato lo sciopero generale, ma ho l'impressione che non sia stato a furor di popolo, no? Non si sono viste piazze piene. Neanche votissime. Neanche votissime, dice. Ma porta una rassegnazione, come inevitabile anche il fatto che la manovra Monti vada a colpire lì? Perché lì questo è un punto delicato. Il problema è che le ragioni per le quali si reagisce credo che siano diverse. La prima è quella di sentirsi parte di un processo collettivo. E credo che le forme che la disuguaglianza ha assunto in Italia hanno fatto percepire a molti la disuguaglianza come un fatto individuale, anche le possibilità di fuoriuscita dalla disuguaglianza come un fatto individuale. Una cosa che viene citata nel libro è che tra gli straricchi, perché gli straricchi non se la sono passata male, anzi piuttosto bene nel corso degli ultimi anni, ce ne sono molti che sono straricchi a causa del loro lavoro, grazie al loro lavoro. Noi siamo abituati a pensare ai ricchi come quelli che sono tali in virtù di quanto frutta il patrimonio, di quanto frutta la ricchezza accumulata. Ecco, negli ultimi 15 anni, ma non solo in Italia, le cose sono cambiate radicalmente e quindi abbiamo moltissimi straricchi che sono tali grazie al lavoro.
Questo secondo me modifica un po' la percezione della possibilità di fuoriuscire dallo stato di povertà, dallo stato di disuguaglianza che è svantaggiosa, perché dà la sensazione che non c'è più quel muro che una volta c'era, che i classici avrebbero chiamato il muro. Potrei della... avere anch'io quella possibilità. Esatto, e questo fa sentire la possibilità di fuoriuscita come un fatto individuale al quale si può accedere. Ho la sensazione, ma posso sbagliarmi, che gli eventi degli ultimi tempi abbiano un pochino modificato questa percezione. Anche perché, a proposito di straricchi, poi coinvolgo gli altri. Bragantini vuole dire qualcosa? Sì, no, io volevo dire che il tema di cui parlava il professor Franzini è molto importante anche per la crisi, sia come cause sia come rimedi, perché è sempre trascurato il fatto che una delle cause fondamentali, reali della crisi è che, essendo molto aumentata la quota di reddito prelevata da capitale e scesa quella del lavoro, succede che praticamente è scesa la domanda, arriva un sacco di soldi a un sacco di persone che le possono investire in azioni o in case. Crescono i valori di queste cose, c'è la bolla, però la domanda vera ristagna. Guardate, è impressionante il dato della crescita, appunto, dei profitti di impresa, stiamo parlando di un arco di circa 20 anni, e della diminuzione invece dei salari annui. E anche come è cresciuto il divario delle retribuzioni. Questo ha un'importanza enorme nell'aver causato la crisi e non è invece affatto affrontato nei rimedi. Nei rimedi sentiamo parlare di tante cose, ma di ridurre le disuguaglianze non si parla. Invece è questo un rimedio possibile. Purtroppo nella temperie attuale dell'Europa è difficile far passare questo messaggio, così come bisognerebbe dire che la Germania dovrebbe espandere la sua domanda. Certo, noi non possiamo parlare di provvedimenti espansivi con la situazione che abbiamo e col debito che abbiamo ereditato, ma la Germania dovrebbe espandere e, per sfuggire a questa militarizzazione di cui parlava Adriano Cerretelli, dovrebbe farlo. Purtroppo forse la Merkel un giorno dirà: oh, avrei dovuto espandere la domanda. In Germania però le disuguaglianze sono molto meno acute di quanto, certo, non lo siano erano. Qui da noi. Erano, dice Franzini. C'è stato un peggioramento in Germania molto forte nel corso degli ultimi 10 anni. La Germania, così come per esempio anche nei paesi nordici, la Svezia, la Finlandia, sono paesi in cui la disuguaglianza è molto peggiorata. È un fenomeno, ma la cosa è un fenomeno globale. Restano però Franzini, più, meno vorrei... disuguali di noi. Molto. Com'è? Restano però molto meno restano disuguali molto di al noi. Di sotto di noi, però il paese che è andato meglio, è rimasto su disuguaglianza, è la Francia. La Francia ha avuto una performance molto migliore di quanto non abbia avuto la Germania, e credo che questo sia anche un elemento da tenere presente nella chiave di lettura di quello che sta succedendo in Germania. C'è un aggravarsi delle disuguaglianze piuttosto rapido e piuttosto consistente negli ultimi anni. Per farvi è arrivata capire dopo le dimensioni del fenomeno che stiamo trattando, vorrei che il professor Franzini ci raccontasse un dato che mi ha molto colpito, che è quello lo dica lei, allora, dell'incremento di reddito dei super ricchi anche nel periodo in cui la crisi era già cominciata. C'è un dato 2009-2010, no? Sì. Lei ha preso i patrimoni dei più ricchi d'Italia. Patrimoni però, non reddito. I patrimoni, certo, patrimoni. Non il reddito. Ben diverso, cioè tutta la loro ricchezza fatta di soldi che hanno da parte e di case o di fondi, tutto quello che hanno, no? Allora, l'uomo più ricco d'Italia è Michele Ferrero, giusto? Ma non facciamo nomi. Come non facciamo nomi? Che male, cioè, sono dati pubblici questi che abbiamo tratto dalle ricerche del professor Franzini. Nel passaggio dal 2009 al 2010, com'è possibile che un patrimonio quasi raddoppi? Beh, mentre il paese si impoveriva? Oh. Beh, dipende da come è investito il patrimonio. Ci sono delle attività che si sono fortemente rivalutate. Se c'è una componente rilevante di patrimonio in quelle attività, il valore complessivo aumenta. Ecco, questo non è successo al secondo uomo più ricco d'Italia, che non è lui è il terzo. Il secondo è Leonardo Del Vecchio, uno di quelli che bravissimi imprenditori si sono fatti dal nulla. È un Martinit che ha messo insieme l'industria degli occhiali più florida del mondo, credo. Ma anche il patrimonio, nel mentre era presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, terzo uomo più ricco d'Italia, in quegli anni lì, 2009-2010, quando lui diceva che infatti la crisi in Italia non era poi così grave... Adesso è arrivata anche per lui, però, come? Adesso è arrivata anche per lui, dice Bragantini. Però c'è un passaggio da 6 miliardi e mezzo di patrimonio a 9 miliardi. Negli anni precedenti era ancora più alto.
cioè? Negli anni precedenti era, certo, era più alto, il 2009 è stato un anno, diciamo, di calo forte. Questi sono dati che vengono da Forbes, cioè dalla statistica internazionale degli uomini più ricchi del mondo, quindi sono presi là, non li ho fatti io, non conosco, li ho presi da queste statistiche internazionali sugli uomini più ricchi del mondo. Guardi che c'è il sindacalista della Val Camonica, dico bene, provincia di Bergamo, che vuole intervenire, prego. Provincia di Brescia. Di Brescia. Ah, di Brescia! È terribile la campanilismo. Potrei pagarla cara, perché so che la rivalità è forte. No, era una puntualizzazione rispetto a quanto è andato. Io innanzitutto avrei un'opinione diversa su come sono andati gli scioperi oggi. Era uno sciopero proclamato meno di 5-6 giorni fa, con un ponte importante all'interno, con delle festività. Era solo del settore privato e dell'industria in particolare, perché poi nei prossimi giorni sciopereranno gli altri settori, quelli che devono dare una comunicazione di più tempo, e pertanto io credo che le piazze oggi caratterizzate dai presidi, 3-4 ore di sciopero a secondo dei casi, siano comunque state piene di lavoratori e pensionati che hanno manifestato la loro paura, la loro rabbia e in alcuni versi purtroppo anche la loro rassegnazione, che è l'aspetto peggiore che veniva citato prima. Io vorrei sottolineare due aspetti che credo fondamentali che non sono stati citati fino ad ora, rispetto a, sapendo che questo è un paese in difficoltà, che rischia la bancarotta, la CGIL lo dice da almeno 3 anni che stiamo andando in quella direzione, purtroppo prima da soli, oggi in compagnia di qualcuno, ma alcuni esempi concreti di dove si poteva intervenire e non si è fatto, credo sia importante fare, dire che aumentando la tassazione dei capitali scudati, prevalentemente evasi, si poteva evitare l'intervento sulla rivalutazione delle pensioni. Chi prende 1.000 euro lordi al mese, credo che sia un intervento a costo zero e che evidentemente faceva una scelta di equità e di giustizia. Dire che anziché colpire duramente le pensioni e ad esempio mettere l'ICI, la cosiddetta IMU, sulle prime case, proprietari in Italia della prima casa al 78%, e fare invece una patrimoniale che partisse da una certa soglia in su, visto dove abbiamo visto, visto dove sono finiti i soldi nel patrimonio, potesse ricavare quelle ricchezze che evidentemente andavano a dare un segno di maggiore giustizia, di maggiore equità a questa manovra. Si dice che valgano 5 miliardi queste due richieste che lei ha ricordato e che sono state fatte unitariamente dopo tanta disunità da CGIL e CISL e UIL. 5 miliardi per l'adeguamento all'inflazione delle pensioni anche più alte. I dati del Ministero parlano di 3,8 miliardi all'anno per i 2 anni. La tassazione sui capitali scudati, l'1,5% vale circa 1 miliardo, bastava triplicare, quadriplicare con la tassazione che unita al 5% delle manovre precedenti avrebbe portato una tassazione complessiva al 10-11% su capitali evasi portati all'estero, quando lavoratori e pensionati stanno mediamente tra il 20 e il 30%. Di questo parliamo quando sosteniamo le questioni di equità e di giustizia di questa manovra, in cui francamente facciamo fatica a trovare traccia. Ma secondo voi perché c'è questa resistenza? Si dice che il primo a spiegarlo ai vostri dirigenti sia stato il ministro Giarda, che ha detto non è possibile, non è possibile. Crediamo che non sia di natura tecnica, è di natura politica. Questo governo deve poter essere sostenuto, sostanzialmente tolta la Lega, dalla stessa maggioranza che c'era in Parlamento con il precedente governo. La domanda probabilmente è semplicistica è il motivo per cui però non... se lì ci sono dei numeri, la domanda che un pensionato, un lavoratore, un precario si fa, qual è il contributo di quei patrimoni al risanamento? È possibile avere una risposta a questa domanda? Perché se la domanda non ha risposta, la richiesta che viene fatta di sostegno al risanamento a chi lo ha sempre fatto sostanzialmente diventa inaccettabile socialmente. E la sottovalutazione dell'inaccettabilità sociale della situazione in cui stiamo è preoccupante. Lo deve essere per un governo tecnico, che poi è politico, penso, ma deve esserlo per i decisori, per le istituzioni, perché il mercato non sta in piedi senza istituzioni. Simone Botti è dei lavoratori atipici, precari della, di Treviso, giusto? Della CISL, no? Io vorrei prima di tutto riagganciarmi a quell'introduzione su quel ragazzo morto e contemporaneamente a quell'imprenditore che si è sparato. Francesco per sottolineare... Pinna a Trieste, e invece si chiamava l'imprenditore Schiavon di provincia di Padova. Sì. Ecco, per dire questo, che probabilmente c'è una crisi che colpisce trasversalmente. Ed è qui che probabilmente conviene sostenersi a vicenda. Il primo errore della manovra Monti, quello di aver rifiutato la concertazione.
La concertazione fa parte della storia politica italiana, non si poteva fare a meno, è stata ridotta ad una pura formalità. E noi non siamo potuti intervenire come sindacati, non siamo stati ascoltati. Ecco perché questa manovra, a parere mio, non è equa. L'equità si costruisce insieme, strada facendo, ma non si può costruire a scapito delle parti sociali. È pur vero che probabilmente c'è una politica commissariata, ma credo che le parti sociali non siano disponibili ad essere commissariate. Ed è fondamentale questo sciopero unitario, non entro sul fatto che fossero tanti o pochi in piazza. Entro nel merito del fatto che è un punto di partenza fondamentale e mi auguro veramente che sia un punto di partenza di lungo periodo. Secondo voi prevalgono i rancori ancora oggi dentro alle diverse confederazioni? La FIOM ha fatto uno sciopero di 8 ore per conto suo oggi. In certe città, Bologna ad esempio, le manifestazioni sono state separate. Ma a sospettare di più gli uni degli altri, secondo voi sono i Bonanni, Camus, Angeletti, che si sono fatti anche degli scherzi pesanti, trattative separate nei sottoscala, eccetera? A livello territoriale c'è una spinta a stare insieme di nuovo? Vuole rispondermi lei? Territoriale, sì, a livello territoriale parlo soprattutto per il territorio di Treviso, sicuramente dove c'è contrattazione, dove si fanno accordi, sicuramente riusciamo ad essere unitari e abbiamo l'esperienza diretta anche con Confindustria, abbiamo creato il patto sullo sviluppo, creato tra le organizzazioni sindacali, quindi CGL, CISL, UIL, Confindustria. Ma lì a Treviso l'opposizione a questo governo non la sta facendo la Lega che governa la città? Non potrei definirla neanche un'opposizione a questo governo, anche perché le dichiarazioni cambiano quotidianamente a Treviso e ci sono parti diverse. Napoli a questo punto, con la UIL, deve parlare Pasquale, allora, Lucia. Credo che poi l'unitarietà sia nei fatti, nelle cose, quindi non una categoria dello spirito di conseguenza o una cosa che debba a tutti i costi esserci. Da un lato credo che poi uno dei problemi fondamentali sia, lo diceva Zingales all'inizio, anche la fretta a cui si è arrivato a prendere alcuni provvedimenti, al di là di quello che può essere la specificità della manovra. La fretta che, come diceva lei all'inizio della trasmissione, non so poi quali risultati effettivi concreti porterà, perché da un lato abbiamo poi la Grecia che è un'immagine negativa di tutti gli sforzi draconiani che si sono fatti, cioè, in tu generale. Tu applichi misure draconiane e poi magari fai dei sacrifici fondamentalmente che possono essere condivisi. Il problema è che poi non sai dove arrivi fino in fondo. E credo che poi la fretta sia anche alla base di un... di una prospettiva che non guardi la crescita, che mi sembra il problema poi fondamentale, perché il danno potrebbe essere parlare di tutto e del contrario di tutto e perdendo poi di prospettiva che l'erosione dei posti di lavoro è qualcosa, io vengo da Napoli, cioè veramente forte in Italia. Ma voi lo sapete che questo governo è molto popolare, stasera il TG di Mentana di nuovo confermava nei sondaggi più del 70% della fiducia, perché è un governo formato da non politici. Preoccupante, dice lei. Forse anche l'opposizione sociale a questo punto sarà formata da non politici, come sono quei sindacalisti che sono andati in piazza Montecitorio a protestare. Però poi credo che la politica e il sindacato in questa fase, cioè, abbiano comunque un ruolo fondamentale. Ma la politica, magari voi siete pure iscritti a un partito, se siete iscritti a un partito, qualunque esso sia, a meno che siate leghisti, in Parlamento votate a favore delle manovre, allora, contro cui scioperate. Per quanto concerne il sindacato, è comunque un corpo intermedio che ha un valore. Parlavamo prima dei lavoratori precari e flessibili, cioè la flessibilità laddove non è regolata dalle organizzazioni sindacali sul territorio finisce per aumentare situazioni di slivello, ne parlava prima il professore, con contratti che arrivano a medie di 200-300 euro al mese. Adesso io mi avvicino al nostro Babbo Natale di stasera, perché la trasmissione con i due alberi separati non poteva non averlo, ma prima voglio sentire
la voce anche della piccola industria, la dottoressa Redelli, che tra l'altro segue anche l'Orchestra Verdi. Noi qui abbiamo la scala, ma l'Orchestra Verdi è venuta due volte con il suo coro all'Infedele. Sente questa protesta, dicono che si poteva andare a prendere altrove il gettito necessario. L'aliquota IRPEF del 43% poteva essere aumentata, certi fondi pensionistici autonomi potevano dare di più. È stata una scelta di andare a prenderli lì dove si faceva più in fretta? Sì, innanzitutto siamo arrivati veramente a un passo dal baratro, o forse veramente c'eravamo già. Il contenuto, secondo me, che doveva avere questa manovra erano due elementi essenziali: la certezza della misura e la rapidità, e quindi ancora è importante che questa manovra venga approvata con tutti gli emendamenti evidentemente che stanno arrivando, che possono cercare in un modo però assolutamente rapido di modificarla. C'è la sua domanda, se servirà questa manovra, io non lo so, però sono certa che se questa manovra non si farà sarà indubbiamente tragica la situazione. Perché poi il professor Monti, io l'avevo seguito con attenzione, era stato anche ospite a questa trasmissione, l'ha detto chiaramente a porta, ha detto una cosa terrorizzante che io mi sarei aspettata di trovare su tutti i giornali il giorno dopo. Ha detto che noi eravamo a rischio di non pagare gli stipendi pubblici. Quello che stiamo sperimentando noi imprenditori in questo momento, in cui vediamo anche il grande allarme che viene lanciato, il problema inizialmente sembrava sul medio-lungo termine, cioè non poter trovare approvvigionamento. Mi scusi se glielo chiedo a questo proposito, ma siccome è la settimana delle tredicesime queste, oggi è il 12 dicembre, si pagano mercoledì, giovedì prossimo, è vero che varie piccole aziende sono in difficoltà a pagare le tredicesime? C'è un problema serio di liquidità delle banche, quindi c'è un problema molto serio di erogazione del credito. Indubbiamente ha sentito molti suoi associati, li sentiamo, certo, che dicono certo, che non ce la fanno anche, pagarle? Certamente, poi cerchiamo indubbiamente, mantenendo vivo questo preziosissimo dialogo che abbiamo con le banche, di cercare di fare delle misure, come Confindustria Lombardia ne ha appena firmata una al giorno di Sant'Ambrogio, per fare in modo che gli imprenditori possano avere i soldi per le tredicesime e per gli oneri relativi alle tredicesime. Nei vostri territori, lo chiedo ai sindacalisti Fonte, sapete di aziende che non pagano la tredicesima? Assolutamente, sta diventando un fenomeno abbastanza diffuso questo, la crisi di liquidità che costringe le aziende probabilmente a non pagare le tredicesime. C'è una lettera molto importante al giornale di Alessandro Vardanega, presidente di un'industria che insomma sollecita la costituzione di un tavolo di credito. Vardanega è il presidente dell'industria di Treviso. Sì, di Treviso. Che ha lanciato un allarme sulle tredicesime proprio. Abbiamo dei lavoratori che si sono già ridotti. Ah, io metto anche questo perché non sento bene, ma adesso sentiamo. Sì. Abbiamo dei lavoratori che si sono ridotti la tredicesima, lavoratori di cooperative sociali che non hanno ricevuto credito da parte delle banche, e di conseguenza i lavoratori hanno accettato di aumentare il capitale sociale, quindi di versare la quota per l'aumento del capitale sociale della cooperativa attraverso la riduzione della tredicesima. Altri casi a Bergamo? E non solo, a questo si è aggiunto anche una giornata di solidarietà al mese che i lavoratori metteranno a disposizione della cooperativa a fondo perduto. Quindi i lavoratori che diventano automaticamente finanziatori delle imprese. Questa è la realtà che stiamo vivendo. Sì, questa sofferenza sulle doppie mensilità c'era già stata, l'avevamo già rilevata, anche se non in tutti i settori, già a giugno o luglio, perché alcuni contratti prevedono la mensilità doppia, la quattordicesima, anche in quel periodo. E già in quel periodo, non a caso in coincidenza con un'ulteriore stretta del credito, parecchie aziende avevano chiesto la rateizzazione, avevano manifestato la necessità di spostare nel mese di settembre la doppia mensilità, perché c'è proprio una stretta fortissima da parte delle banche, soprattutto sulle aziende medie e piccole, le quali peraltro per poter far fronte alla produzione devono prima di tutto pagare gli approvvigionamenti di materie prime, perché questo serve per produrre, e poi tutto il resto.
resto. Più tardi dovrete spiegarci, adesso non posso, che cosa succede alle banche italiane prossimamente. Con la concretezza che noi conosciamo dalla provincia di Brescia tramite Mucchetti, che è quasi strano che non ci sia qui stasera, mi ricordava giustamente Daniele Gazzoli che chi è già in cassa integrazione la tredicesima se la scorda. Io devo fermarmi per la pubblicità, dopo ricomincerò con la sua testimonianza. Intervenite sul blog nel frattempo. Siamo proprio sicuri che dentro alle grandi depressioni, alle crisi economiche così drammatiche come le abbiamo descritto questa sera, davvero ci sia spazio per i movimenti organizzati, per i sindacati che tornano alle vertenze unitarie, o la storia ci dice il contrario? Guardo Tim Parks perché penso a cosa è successo nel Regno Unito, a Londra in particolare quest'estate, cioè sono i riots cosiddetti, sì, sì. Saccheggi, assalti ai negozi, movimenti di tumulto, ma senza politica, senza vertenza sindacale. È questo il pericolo che corriamo nella crescita delle disuguaglianze, nell'impoverimento della popolazione? Stupisce un po' che non succede di più questo. Cioè, mi stupisce. Per esempio, do un esempio che non ha nulla a che fare con l'Inghilterra o con questo libro, eccetera. Io lavoro, sono professore all'Università Yulm, dove coordino una magistrale in traduzione. Qui a Milano. Qui a Milano. Allora io vedo costantemente gli studenti che finiscono dopo, hanno fatto 5 anni di università, e che vanno, devono trovare lavoro. Costantemente, negli ultimi 2, 3, 4 anni, questi trovano solo stage, quasi sempre non pagati. Mi arriva un ragazzo, è venuto a parlarmi tipo 3 mesi fa, che si è laureato nel 2006 e che fa solo stage da allora. A posti come il Fininvest, al Parlamento, cioè uno molto bravo. Però mi stupisce che queste persone non si incavolano di più. Qui mi aiuta forse Vittorio Parsi. C'è chi, penso a Zygmunt Bauman, quest'estate appunto commentava quando tu dai come luogo di ritrovo il centro commerciale, come valore di prestigio possedere una carta di credito, come simbolo del successo detenere un certo tipo di telefono, di tablet, che cosa, altro che la politica. Poi è ovvio che se lo vanno a prendere. Questo in Italia non succede. Sì e no, no, intanto c'è l'età media, molto elevata, che fa sì che nei riots fatto da gente insomma, di una certa età è più difficile immaginarseli che non 30 anni fa o 40 anni fa. C'è il fatto della diffusione della proprietà immobiliare, che fa sì che, infatti adesso, che viene toccata la proprietà immobiliare con le tasse, lì andiamo a vedere l'IMU, l'ICI. Lì andiamo a vedere cosa succede, perché quello va a toccare la riserva di ogni famiglia, no? Quindi quando tocchi su quello, però c'è un punto su cui sono parzialmente d'accordo su quello che dice Bauman, nel senso non c'è dubbio che c'è un problema gigantesco, diceva benissimo Franzini, di eguaglianza, che significa di democrazia, perché la democrazia senza eguaglianza non funziona. Però c'è un punto che dimentichiamo spesso, che la democrazia politica nostra di massa in realtà ha fatto sperimentare l'eguaglianza attraverso la diffusione dei consumi di massa, la cultura pop, cioè l'appartenenza, l'erosione delle differenze di classe. Allora quello che sta succedendo secondo me è che si sta rompendo questo contratto in Europa, negli Stati Uniti, per cui tutto sommato fino le differenze di classe tornano a pesare. Sì, ma nelle cose banali, cioè nel Novecento è successa una cosa con la democrazia di massa legata ai consumi di massa, che per quanto tu ricco potessi essere, ti lavavi i denti tu come il presidente degli Stati Uniti con un dentifricio comprato in un supermercato, usavi prodotti di massa, ti vestivi in maniera che è difficile oggi sapere, guardandoci,
chi fa che cosa, tutte cose che semplicemente 100 anni fa erano assolutamente impossibili. Allora dico questo, attenzione che quando i consumi vanno in questa direzione, si ridivaricano così tanto, quello che salta è il non detto della democrazia di massa, che qual è? Nella democrazia antica non c'era il problema di creare l'eguaglianza o di ridurre la diseguaglianza, perché l'accesso alla democrazia era talmente aristocratico che quelli erano già uguali. Il problema della democrazia di massa è che tu devi tenere sotto controllo la diseguaglianza, perché quelli che sono nel circuito politico sono diversissimi. Allora, se salta il modello consumi di massa, la democrazia di massa all'americana del Novecento, il grande modello democratico, questo rimette in discussione il modello democratico, l'idea di democrazia, perché la democrazia politica non riesce a creare quell'eguaglianza su cui si basa il presupposto della democrazia. A questo proposito siamo diventati quasi matti dallo stupore, dall'indignazione, leggendo proprio su Sole 24 Ore di sabato quei dati, no? Che ci siano 518 proprietari di aeroplano o elicottero che dichiarano meno di 20.000 euro all'anno e che salgono a 42.000 nostri concittadini proprietari di barche di lusso dichiarando un reddito che è sostanzialmente il reddito di un impiegato. Si potete fare, fare possibile che in 30 anni aerei, sono il 25%, diceva per l'appunto 24 ore l'altro ieri, il 25% degli aerei immatricolati in Italia. Quindi una buona ride Team Parks. Certo, Franzini. Nel senso opposto, perché menzionava il problema della casa prima Parsi. Allora, guardando i dati su il reddito dei proprietari di casa in Italia, quindi quelli che pagheranno, dalla ricerca che abbiamo fatto noi in Dipartimento, risulta che attorno alla fascia di povertà, cioè quelli che sono leggermente al di sopra della soglia di povertà come reddito, che posseggono una casa, sono un numero sterminato. Cioè stiamo parlando di quasi 3 milioni di persone che con un aggravio di l'equivalente di 60-70 euro al mese rischiano di passare sotto nonostante siano proprietari di case. Quindi questo è un fenomeno da tenere ben presente. Cioè il fenomeno della diffusione della proprietà della casa significa anche che moltissimi proprietari sono di reddito, sono poveri. Sono sopra la soglia della povertà di pochissimo. Ma sono d'accordo, e quindi bisogna stare molto attenti. Franzini, sono d'accordo, infatti dico adesso toccando, introducendo l'IMU e la nuova ICI, questo è il problema. Lì ti aspetti, io lì mi aspetto, non dico le rivolte sociali, ma diciamo l'aumento del nervosismo, perché la proprietà è diffusa talmente tanto che molti proprietari sono talmente poveri che se gli fai pagare un po' più di tassa non hanno più la proprietà immobiliare. Questa e la rivolta dei piccoli proprietari eventuale è culturalmente, politicamente di segno diverso da quello che può essere un movimento sindacale organizzato. Quelli sono votanti, elettori intanto, per alcuni aspetti riproduci con un meccanismo completamente diverso, ma ti ritrovi nella situazione dei mutui spazzatori degli Stati Uniti. Se non dimentichiamo che una delle ragioni della diffusione di questi mutui fu proprio negli anni della presidenza di Bush, il padre, di Clinton, la percezione che si stavano producendo quelle divaricazioni di reddito totali, per cui il favorire l'acquisizione di case anche a ceti popolari serviva politicamente a mantenere il minimo della promessa dell'eguaglianza. Cioè c'è anche questo elemento politico che noi stiamo dimenticando. Quando si parla dell'evasione, e oggi dicevano i giornali un aumento di 30 volte, l'aumento dell'evasione. Quattro volte aumentata l'evasione fiscale. Ti rendi conto che allora questo significa che c'è un problema che non riguarda un governo, un altro, i tecnici, c'è un problema molto più grande. Io, se potessi dire molto provocatoriamente che cos'è, c'è che dell'eguaglianza non interessa molto a nessuno, non parlo delle forze sociali, ma politicamente l'eguaglianza non paga politicamente. E questo è quello che è successo. Eppure una delle cause della crisi, una delle grandi cause della crisi. No, ma non quella vera, la finta uguaglianza, cioè Fabrizio la Nida, mancanza di uguaglianza. Certo, mancanza. Assolutamente. Fabrizio Nida e poi lasciatemi. Volevo concludere. No, prego. No, volevo ricordare due cose. Uno, tornando al discorso dei confronti internazionali, la disuguaglianza purtroppo è cresciuta ovunque negli ultimi due ventenni. Però se noi prendiamo il rapporto tra il 20% più ricco e il 20% più povero della popolazione, questa distanza è di 3 o 4 volte in Giappone e nei paesi scandinavi.
è intorno a 5-6 volte in Germania e in Francia, in Italia 7 volte. Quindi l'Italia si caratterizza per questa maggiore, non solo è cresciuta di più, ma è maggiore. Ma volevo aggiungere una cosa... E in questi anni è stato un paese di pace sociale, mentre aumentava questo divario. Negli anni Ottanta eravamo sulle quote simili alla Germania, alla Francia. Esatto, sì. La traduzione della maggiore diseguaglianza in tensioni sociali non è così meccanica, così automatica, bisogna collocarla nel contesto politico e quant'altro. Volevo aggiungere una considerazione sul richiamo che faceva Parsi circa democrazia e disuguaglianze. Si sono ormai ricreduti molto sul mito che un tempo prevaleva, che se un paese vuole crescere rapidamente deve aumentare le disuguaglianze. In parte questo è vero, se noi prendiamo i nuovi arrivati, i BRIC, i paesi emergenti, creano delle nuove classi ricche. Sì, creano nuove classi ricche, inevitabilmente c'è una parte rurale più povera che non cresce e le disuguaglianze aumentano. Il problema è che questa regola non si traduce in una legge, tra virgolette, per cui crescono di più e stanno meglio, diciamo, i paesi che hanno maggiori diseguaglianze. Al contrario, Onida, per un certo periodo c'era quella teoria della pioggerellina, cioè che i ricchissimi con il loro benessere avrebbero beneficiato anche chi stava sotto. Invece non ha funzionato. Sì, un po' da Lazzaro invece c'è stato molto ripensamento, per fortuna, da parte degli economisti, anche economisti ortodossi come Philippe Aghion, per citarne uno, hanno sottolineato ormai che le disuguaglianze non sono un incentivo all'innovazione, alla crescita più rapida. Sono un danno. È difficile dire che siano di per sé provochino una minore crescita, ma è sicuramente così. Aggiungo che un libretto uscito un paio d'anni fa di due americani, per la verità epidemiologi, non economisti, che hanno raccolto una quantità spaventosa di dati comparati sia tra paesi sia tra gli stati degli Stati Uniti, andando semplicemente a vedere una correlazione, non è un rapporto rigorosamente causale, tra indici di disuguaglianza da una parte e indici di benessere o malessere. E il quadro che ne viene fuori è interessante, perché sistematicamente dimostrano che la crescita delle disuguaglianze, quindi quando l'indice di Gini aumenta, per intenderci, si riduce la percentuale delle persone che hanno fiducia nella società, e noi sappiamo che questo è un elemento. Aumenta la mortalità infantile, peggiora la condizione femminile, aumenta il consumo di droghe, aumenta il tasso di abbandono scolastico. C'è una serie di indicatori che loro stessi provocati dall'acuirsi delle disuguaglianze, che siano provocati, o comunque su questo gli correlati economisti sono sicuramente correlati, e questo è interessante perché quelle variabili adesso torneremo sociali alla politica, ma ci sono ancora Tim Parks e Franzini e poi arrivo da voi, ve lo prometto. Ah sì, volevo dire qualcosa su se posso, perché è incredibile stasera che quasi tutto di cui parliamo è già successo nel 3 e nel 400. Il consolidare il debito a Firenze a metà del 300. No, perché... ma allora ti fermo, perché di questo parliamo dopo. Prometto. Ma voglio dire che si arriva a un punto dove il ricco, il banchiere, viene semplicemente invitato a prendere la posizione del potere, in modo che si comincia ad arrivare a una nuova ridistribuzione. Ci stai parlando di Corrado Passera? Per no, no. Appunto oggi una figura del genere. Contento. Io faccio giornalista. Allora, no, volevo dire questo. È importante, anche per non fare solo la lagna, no? Cercare di capire dove si può intervenire, esaminare in che modo si è prodotta la maggiore disuguaglianza che si è prodotta. È una distinzione che si fa tradizionalmente. Se questa è una responsabilità, chiamiamo, dello Stato, che è meno capace di redistribuire, oppure è una responsabilità dei mercati, dove si produce una disuguaglianza maggiore per il normale funzionamento dell'economia. Ora, ovunque in questi ultimi 20 anni
la disuguaglianza maggiore si è prodotta nei mercati, cioè è il funzionamento del mercato che ha generato una disuguaglianza maggiore e anche inaccettabile dal mio punto di vista. Diciamo però che la politica non è riuscita a limitarla. Poverina, cioè c'aveva dei problemi, perché nel momento in cui vogliamo l'austerità e ci troviamo di fronte alla disuguaglianza nei mercati crescenti, per quanto uno possa essere efficiente, qualche difficoltà ce l'ha. Io poi credo contenere. Abbia molta ragione Parsi quando ci ricorda che era poco redditizio come marketing politico-elettorale predicare dubbio. L'eguaglianza, no, la giustizia dubbio. Sociale. Non andava di moda neanche a sinistra. Se vuoi, se in un sistema a due partiti, comunque, in cui tu vai la lotta per l'elettore marginale, una gran parte delle politiche delle risorse in campagna elettorale non vanno sui blocchi consolidati, vanno su quelli che devi spostare. In genere, però, sui temi dell'eguaglianza, la sinistra ha un elettorato consolidato, esatto. Col quale però non arrivava fino a questo momento. Però quello che volevo dire è una conclusione, che è questa. Normalmente quando uno pensa a ridurre le disuguaglianze pensa allo Stato che deve redistribuire, cioè che deve fare. Se la disuguaglianza si produce nei mercati, c'è da lavorare nei mercati per ridurre le disuguaglianze attraverso meccanismi che sono diversi da quelli. E quello sì è difficile, dare regole diverse. Dopo dobbiamo parlare un attimo dei mercati, perché qua si mercati. Dobbiamo parlare un attimo dei mercati. Prometto che ci arrivo, ma credo che ci sia prima, come dire, una serie di interventi di chi sta vivendo l'iniquità oggi. San precario di nuovo. Esatto, la rete San precario. Ma io con una battuta, la pioggerellina che dovrebbe portare a ridistribuire un pochino delle ricchezze, oggi ci vorrebbe forse una bella nevicata, perché siamo a un tale livello di disuguaglianze, come abbiamo visto, che difficilmente una pioggerellina potrebbe, seppure fosse vera, potrebbe cambiare qualcosa. Secondo me quello di cui abbiamo parlato negli ultimi minuti ci porta proprio sulla precarietà, perché da una parte è stata la causa di buona parte della crescita delle disuguaglianze, nel senso che le imprese, non solo in questo momento di crisi, ma anche nei 10-15 anni precedenti, in un momento di stagnazione o comunque di economia che va così così, sono riuscite a aumentare i profitti a discapito, come abbiamo visto, dei salari, degli stipendi. E quindi la precarietà è sicuramente una causa. È molto interessante quello che dice il professor Franzini dell'accettabilità della disuguaglianza. Questo ci porta un po' alla nostra esperienza con i precari, cioè da una parte è vero, c'è più accettazione della sfiga quotidiana, del contratto che ti sfrutta, dello stage, eccetera, eccetera. Però non mi sembra che questo racconti tutta la storia, perché dall'altra c'è anche un aumento del ricatto, cioè questo è innegabile. Qui ritorna anche la questione della democrazia. C'è anche l'intimidazione. Esatto. Non solo l'intimidazione del fatto che se fai girare un volantino all'interno di un posto di lavoro e tu sei precario, rischi semplicemente che non ti venga rinnovato il contratto dopo 3 mesi e tanti saluti. Non parliamo di organizzare uno sciopero, che ovviamente è ancora più difficile. Questa è una questione di democrazia, secondo me, perché la democrazia non è soltanto, come sappiamo, come dire, una questione elettorale, ma una questione anche di capacità di rappresentare i vari interessi. Parità di diritti. Esatto. Quindi la parità di diritti da una parte è una perdita di democrazia, ma dall'altra parte è anche una perdita di capacità di esercitare un diritto democratico. Cioè i precari in questo momento non possono intervenire per migliorare le proprie condizioni, per migliorare i propri diritti. Qua c'è una responsabilità da una parte della politica. Parliamo di una situazione in cui ci sono 45, se non sbaglio, forme contrattuali diverse. È chiaro che se io ho un contratto di un tipo e lei ha di un certo tipo e lavoriamo nello stesso posto, guadagniamo cifre diverse, diventa più difficile agire collettivamente. Ha detto il ministro Fornero che usciranno. Speriamo, vedremo. Le riforme del mercato del lavoro. Siamo ad aspettare. E poi chiudo sul fatto che c'è una questione invece importante della rappresentanza sindacale, cioè per i precari il sindacato è una cosa spesso molto distante e su questo ci sarebbe da fare trasmissioni intere, però la difficoltà di intervenire collettivamente dipende anche da quello. Vabbè. Salto ancora il nostro Babbo Natale, perché vado priorità ai giovani. Ma sono Nicolò del collettivo Labout della Statale di Milano. Io volevo porre l'accento su un tema che questa sera è emerso, del tema dell'equità, un'espressione che è stata utilizzata più volte anche dal primo ministro Mario Monti e da diversi membri del suo staff di governo. Andando a fare un'analisi oggettiva di quello che è contenuto nell'attuale manovra, non si può assolutamente parlare di equità, ma ce lo dicono proprio i punti della manovra stessa. Troviamo un peggioramento di un sistema previdenziale che aveva già delle lacune e che oggi peggiora ulteriormente, per cui abbiamo un peggioramento della situazione sia di chi è già in pensione sia di chi questa pensione la deve ottenere. Abbiamo un innalzamento delle tasse nel nostro paese con l'IVA che va a colpire i beni di consumo e con la reintroduzione dei LICI, senza che però alcune aree di privilegio, come ad esempio i beni ecclesiastici, al momento vengano toccati. Adesso c'è una disponibilità. Così sembra, vedremo se sarà così. Cos'è che manca in questa manovra? Manca una patrimoniale seria. Perché l'abbiamo anche visto prima con i patrimoni che ci sono in Italia, sostanzialmente si va a toccare in modo molto leggero quelle che sono le ricchezze nel nostro paese. Manca un taglio alle spese militari.
sono di questi giorni dei dati che ci dicono come ancora oggi il nostro paese spenda miliardi di euro in una fase di enorme crisi per sostenere dei conflitti che invece hanno dimostrato di essere inutili e fallimentari. Manca un oltre alle spedizioni militari, su quali potremmo discutere a lungo, c'è il tema del ricambio degli arsenali, i nuovi cacciabombardieri. Certo, sono stati spesi miliardi di euro in questi giorni per comprare dei nuovi cacciabombardieri. Manca un taglio concreto a quelle che sono le spese per le grandi opere pubbliche inutili. Penso al tema della TAV, che è l'ennesima opera pubblica che serve per arricchire consorterie economiche. Non riesco a fare tutta la segna, ma è molto chiaro il concetto. Io lo vorrei, mentre chiedo ai musicisti della Scala di prepararsi, perché chiuderemo questo blocco con il loro secondo intervento musicale, vengo a lei, diciamo, nella posizione più scomoda, perché avendo sentito i precari, gli studenti prossimi a diventare solo steggisti ma non lavoratori occupati, si dice voi che pensavate di andare in pensione troppo presto, dovrete pur farlo questo sacrificio, voi che avete usufruito di un calcolo sulla vostra pensione di tipo retributivo e non contributivo, dovete pur sacrificarvi a favore dei vostri figli. Innanzitutto vorrei smentire circa la tecnicità di questo governo, perché non ha capito una cosa molto semplice: la differenza tra gli occupati e i disoccupati e quelli senza lavoro. Io sono uno di quelli che in una certa fase della sua vita, facendo i calcoli, peraltro è il mio mestiere, e quindi questa è una sorta di legge. Quale del contrappasso mestiere? Io faccio il consulente, lavoravo in un patronato sindacale, per intendere. Quindi ho mandato in pensione migliaia di persone, adesso che tocca a me non ce la faccio. È la legge del contrappasso. Quanti anni ha? Io ho 60 anni, ho deciso 2 anni fa di smettere di lavorare per tutta una serie di motivi, anche per una scelta di vita. Dovevo andare in pensione il 1 gennaio del 2013, Berlusconi me l'ha allungata di 5 o 6 mesi, ma era ancora accettabile. Adesso, se le cose stanno come sono, io rischio seriamente di andare avanti ancora 6 anni, perché io rientro nella deroga, perché hanno fatto una deroga, però la deroga vale per 50.000 e se io sono 50.000 più uno, cosa fa quel più uno? Quindi lei oggi, diciamo così, è tra coloro che sono sospesi, no? Tra coloro quindi, che sono sospesi. Che venivano incentivati, diciamo, certo, ad andare in pensione, ma ora non più. Io vi dico questo, proprio quando siete partiti dell'industria, insomma, lì dell'artigiano che si è suicidato, io ho un mio blog sulla previdenza, vi posso garantire che ci sono lettere in cui il pensionando dice: ma la mia unica possibilità di andare in pensione è quella di dare la reversibilità alla vedova. Sapete letto in italiano cosa vuol dire? Vuol dire suicidio, questo qui. E questa è la situazione attuale. E ripeto, non possono massacrare... Scusa, è un caso limite se lei rischia 6 anni in più. No, non è limite. Si parla di 3-4 anni in più. No, non è limite. Perché, per esempio, le donne nate nel 52 fanno 6 anni secchi, sicuri, garantiti, quelli garantiti. Diciamo che le classi più massacrate sono quelle dal 51, che è la mia, che appena appena forse si salva, arriverà al 58-59, perché poi il problema si risolve da solo. Cioè l'aumento del numero di anni per andare in pensione diventa automatico, perché ormai i giovani cominciano a lavorare molto tardi, addirittura qualcuno non ha ancora iniziato a lavorare, se ci sarà ancora la pensione. Cioè, l'innalzamento dell'età pensionabile è ineluttabile. Le classi invece che hanno avuto la promessa che sarebbero... Voi pensate addirittura quando hai cominciato a lavorare, io potevo andare in pensione a 60 anni, Nel 92 l'hanno aumentata di 5 anni e è sacrosanta. Ce l'hanno continuato a spostare, ma però ripeto, un governo tecnico deve capire la differenza tra uno che lavora e uno che non lavora. Perché non succede? Io questo lo chiederò dall'altra parte dello studio fra poco. Perché un governo di tecnici preparati, colleghi alla Bocconi di Fabrizio Onida, non ritiene, come dire, di poter prendere in considerazione questi temi? C'è stata addirittura un retroscena sul Corriere della Sera, se non sbaglio, di rimproveri nei confronti di Elsa Fornero per quel cedimento del pianto, delle lacrime. Anzi, non dovevi piangere perché ci costringi a intervenire sull'adeguamento dell'inflazione, mentre invece dovevamo tenere duro. Perché questo governo tiene duro? Più tardi, prima, sì, per fortuna, c'è la dolcezza della musica
restando sull'asse franco-tedesco, anche se voi dite che in questo momento la Germania conta molto di più, noi andiamo da Camille Saint-Saëns, quindi andiamo in Francia con il terzo movimento vivace, molto vivace, della sonata per oboe e piano, eseguita da Fabien Taoud all'oboe con Takahiro Yoshikawa al pianoforte. Bellissimo, accidenti, che bravi, che bravi, grazie davvero. Per rispondere a quella domanda, perché il governo Monti ha avuto bisogno di colpire innanzitutto attraverso una forte, traumatica riforma delle pensioni e una nuova tassazione importante sulla casa, perché questi sono stati i due provvedimenti forti, i nuclei di questa materia. Ho bisogno, come dire, dell'editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles per decrittare la psicologia di chi siede a quei tavoli. Al posto tuo era seduto Scalfari la settimana scorsa e ci ha detto lui ce l'ha spiegata con il paragone storico con Cavour e la guerra di Crimea, i bersaglieri di La Marmora mandati a morire in Crimea perché il regno di Piemonte potesse sedersi al tavolo delle trattative essendo preso sul serio. Allora Scalfari ci ha detto, ha cominciato a aggredire qualche cosa che riguarda la vita della gente, appunto 6 anni in più per il nostro ospite, ma per altri insomma importanti sacrifici analoghi, perché se no l'Europa senza questa riforma strutturale, questa parola forte, non ci avrebbe presi sul serio. Io ho un'opinione diversa ed è un'opinione un po' controcorrente sull'interpretazione di quello che è successo in Italia. Io penso che da una parte l'Europa non ne poteva più di avere un'Italia governata da un uomo regolarmente eletto che però non si era mai creato una constituency tra i suoi pari europei e quindi
era in viso, in più era un personaggio un po' sui generis, insomma era, non faceva parte del club. Nello stesso tempo c'erano i mercati che da tempo attaccavano i paesi mediterranei, però nonostante gli iniziali tentativi degli inglesi di comprenderci dentro i famosi pigs, chiamandoli pigs, per mesi e mesi non era successo nulla. Stiamo parlando dei paesi nulla. Maiali, nel dei senso paesi che maiali, paesi nel senso col delle... debito grosso che li appesantiva. Che sono Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda e Italia. Allora dicevo, c'era questo tentativo di attaccare l'Italia perché, diciamo, l'Italia è sempre stato un boccone molto grosso e tutti hanno sempre saputo che se dovesse cadere l'Italia cadrebbe l'euro. Però tutto questo appunto non avveniva, i mercati non ci credevano, perché bene o male la politica di Tremonti, con la sua stretta sui conti e lo scarsissimo sviluppo, aveva comunque dato una certa credibilità. Io posso testimoniare di essere stata in maggio, quindi di quest'anno, in Germania, un viaggio tra giornalisti europei, un colloquio alla Bundesbank, e allora tra questi colleghi europei arrivo io e ovviamente dico: ma in prospettiva vedete un problema italiano per l'euro? Risposta: io non so lei di che nazionalità sia, ma un problema italiano dell'euro proprio non lo vedo. Dico: ma scusi, guardi, io sono italiana e tradizionalmente noi facevamo parte del famoso Club Med, eccetera. Ma allora, insomma, è stato assolutamente economisti, negato. Sì, che sostengono che non è colpa del nostro debito pubblico, allora, se siamo nell'occhio del ciclone. Allora, io credo che a un certo momento, dall'estate in poi, ci sia verificata una serie di circostanze che hanno poi portato alla situazione nella quale siamo adesso. Io penso che certamente gli attacchi dei mercati che hanno cominciato hanno aggravato il problema del servizio del debito, gli spread, eccetera, hanno cominciato a rimettere in discussione in prospettiva la sostenibilità. Ma io non credo che lo stato dei conti tale quale si trova, in cui si trova oggi l'Italia, giustifichi il timore del default. Naturalmente, se poi gli spread vanno a 3.000, ovviamente falliamo ieri. Però, ecco, però penso che da una parte c'era il desiderio che l'Italia ritrovasse una sua stabilità, diciamo, di tipo classico, con qualcheduno che godesse di una credibilità europea. E dall'altra credo anche che dietro questo attacco, questa rinnovata attenzione all'Italia, ci fosse anche un certo desiderio di nascondere un problema francese, perché se si guarda ai conti, e sarò breve, la sostenibilità dei conti pubblici italiani e francesi, nella migliore delle ipotesi, sono abbastanza simili. Quindi, stai dicendo, Adriana Ceretelli, che per figurare di nuovo credibili, seduti al club di quelli che contano in Europa, bisognava diventare i primi della classe, perché questo diventiamo con la riforma Fornero, in materia previdenziale, ad avere un sistema pensionistico molto ma molto più efficiente, severo, di quanto non sia in vigore in Germania, sì, tenuto in Francia, conto che da sempre la Commissione Europea ha giudicato il nostro sistema pensionistico un sistema sostenibile. Detto questo, ha sempre invitato ad allungare l'età pensionabile perché si allunga la vita. Ma e questo vi rendete è... conto di quello che è molto interessante quello che ci diceva Ceretelli? Aggiungeteci che in termini di gettito, di soldi che ti entrano subito, la riforma delle pensioni è una delle voci meno importanti, perché si parla, se non sbaglio, di 2 miliardi e mezzo o 3 miliardi, insomma. Com'è? Va a crescere nel tempo, è strutturale appunto, ma se dici è subito che devo intervenire, puoi dire li potevo prendere da un'altra parte. Quindi sulla base del tuo ragionamento io devo rinnovare la domanda da quella parte dello studio. Perché un governo di tecnici
Voi ci avete spiegato che la crescita delle disuguaglianze danneggia l'economia, fa una sua prima manovra che sembra accrescerle queste disuguaglianze. Perché? La mia prima risposta è che ha indubbiamente avuto un tempo molto breve, uno. Due, l'evasione, perché la vera contropartita del discorso delle pensioni è l'evasione, cioè quello sarebbe il modo per prendere le risorse. Questo, come dicevo prima, parlando del Conzingales, non lo puoi mettere nei conti per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea dice, vabbè, quando ci sarà li vedrò, e quindi ha colpito lì sui grandi numeri, facendo male sui grandi numeri. Io devo dire la verità, cerco sempre di mettermi nei panni degli altri e penso che sarebbe stato molto difficile trovare la misura giusta, premesso che ognuno poi ha l'idea di quale sarebbe secondo lui la misura giusta. Però qui siamo in una situazione nella quale l'unico che non può dare lezioni all'Europa purtroppo è l'Italia. Noi scontiamo il nostro debito pubblico, scontiamo la credibilità sotto zero del nostro precedente governo e quindi a noi si chiede, come ha detto con antipatica espressione la Merkel, Angela Merkel, di fare i compiti a casa come se lei fosse la maestra, che indubbiamente è diventata la maestra. Credo che Monti, non lo so, qualcuno dice che Monti è molto filo tedesco o filo inglese, le due cose non vanno oggi molto, non vanno molto non d'accordo. Vanno d'accordo. Credo che Monti, per esempio, sul discorso del pareggio di bilancio non sia d'accordo, perché credo che Monti pensi, e io penso anche io così, che le spese di investimento non debbano essere considerate come spese. Ha provato a proporlo in Europa, ma non gli hanno dato retta. Ha provato a proporlo in Europa, ma non c'è riuscito. Purtroppo noi andiamo verso un rigore fiscale che va bene per noi, perché noi purtroppo ne abbiamo bisogno, ma che per esempio non è necessario per la Germania. Se tutto il mondo, tutto assieme, va verso il rigore, andiamo davvero verso la grande depressione. Però questo è il vero rigore problema. Rigore fiscale, è un pezzo che non capisco però, perché un rigore fiscale con un'incapacità di far pagare le tasse agli italiani, che rigore è? No, ma è quello che stavo che dicendo prima, però. Capito, che, però, che il discorso tu problema, lo fai però solamente con dei provvedimenti che ancora capito, non ci però sono, ma che io penso arriverà, si ritornerà all'elenco dei clienti e fornitori, si ritornerà alle fatture passate all'amministrazione pubblica, si ritornerà, si andrà alla situazione patrimoniale nella denuncia dei redditi. Sì, però il rischio cosa che è essenziale. Che tu è essenziale. Daniele Gazzoli dalla Val Camonica CGIL. No, io avevo una domanda sulla quale magari i nostri ospiti ci possono anche spiegare, perché sentendo quello che il ministro Fornero ha sempre scritto e detto rispetto al sistema previdenziale italiano, per essere degna di una riforma, al di là dell'intervento pesantissimo su cui abbiamo già detto, su cui abbiamo manifestato oggi, mi sarei aspettato quantomeno una serie di interventi che sulle nuove generazioni fossero in grado di dare alcune risposte, la copertura contributiva, una lotta seria alla precarietà che è il tema, un'incentivazione, questo non dipende solo dal ministro del welfare, ma ad esempio alla crescita, alla stabilizzazione dei precari. Abbiamo lo Stato che è la più grande fabbrica di precarietà del nostro paese, perché nella pubblica amministrazione e nella scuola di questo evidentemente parliamo, e contro questo si batte anche il sindacato tra le sue varie priorità e le sue varie iniziative. Ad esempio sui giovani si fa un innalzamento dell'età che comunque continua a durare e perdura nel tempo. Nel 2040 saremo a 69 anni oppure 45 anni e 3 mesi di contributi. Queste sono le situazioni che ci portano in prospettiva, e poi si creano le condizioni che manca il lavoro, manca tutto, e ci troviamo nelle condizioni che un ragazzo a 20 anni, per racimolare qualcosa, va a lavorare sull'impalcatura, cade, si ammazza, e capita spesso e volentieri dove il sindacato non c'è, perché prima si diceva ma qui il sindacato non ha fatto niente. Non è una questione di sindacato, è una questione di una presenza, di una mancanza dello Stato, di una mancanza di controlli, perché mi permetto di dire, rivendicandolo con orgoglio, se è vera la tariffa sindacale, no scusate, la tariffa per nulla sindacale che è stata detta di 5 euro all'ora del povero Francesco Pinna a Trieste, il palco che è crollato al Palasport, ecco, difficilmente può essere
di contratto sindacale. Assolutamente, no? Sì, vanno oltre, vanno nell'illegalità, vanno nel lavoro nero, entrano fuori. Però ecco, tornando alla domanda, era perché in questa riforma mancano e sarebbero impegni di spesa in prospettiva anche un minimo sulle pensioni dei giovani che magari c'entreranno 35 anni dopo una serie di stage infiniti e un minimo del 50-60% è possibile poterlo garantire a 70 anni dopo magari 40 anni. Ma secondo voi, lo chiedo anche a Fanti, è davvero soltanto, come ha detto prima la segretaria dei chimici di Bergamo, è davvero soltanto una questione politica quella per cui Monti non è intervenuto più severamente sui redditi alti già censiti, che poi sono ridicolmente pochi? Dov'è il cartello che dichiarano più di 200.000 euro in Italia? Non esistono praticamente. 74.000 persone, quindi c'è da vergognarsene. Ma non è facile intervenire sui redditi alti, ma è soltanto perché deve essere appoggiato anche dal PDL che non interviene su questi patrimoni, o c'è un dato culturale? Beh, diciamo che la somma delle due cose produce l'esito che abbiamo di fronte probabilmente, e quindi sicuramente c'è un condizionamento della situazione politica a cui soggiace il governo, e c'è anche un ritardo culturale nella capacità. Insomma, questo è un paese che da decenni non interviene sui redditi più alti, non li scopre, non li individua. Io rimango veramente sorpreso quando, di fronte a evidenti ingiustizie, diciamo, la risposta è non si può fare nulla. Il fatto che si dica non si può fare nulla è il fallimento della politica, direi, no? Quando questo contrasta con politiche che dovrebbero realizzare una qualche forma di giustizia. Di questo mi sembra che si debba discutere profondamente. E io vorrei tornare appunto a un discorso che faceva prima la Cerretelli a proposito del fatto che noi dobbiamo fare questa manovra per essere credibili nei confronti, ecco, mi interessa capire nei confronti di chi? Dei mercati, entità impalpabile, eterea, che non sappiamo bene di che cosa è fatto e in che modo ragioni, dell'Europa, altra entità impalpabile ed eterea ormai, perché non sappiamo più che cosa vuole dire esattamente Europa. Quindi è un'Europa dei governi. È un'Europa dei governi e neanche di tutti, di alcuni, e che ragionano in un modo imprescrutabile in alcuni casi. Quindi siamo di fronte, e qui ritorniamo alla domanda di fondo della trasmissione, servirà, eccetera, eccetera. La domanda è, qualcuno dovrebbe saperlo, qualcuno ce lo dovrebbe dire, ce lo dicono i mercati, ma se i mercati sono fatti di entità anonime non ce lo possono dire. Il timore e il sospetto è che questi mercati funzionino in un modo leggermente diverso da come viene rappresentato, e che ci sia dentro a questi mercati un progetto, un'idea. Ieri leggevo sul giornale della Serretelli una cosa che mi ha abbastanza agghiacciato. C'era un giornalista che, facendo benissimo il suo mestiere, sembrava che fosse il portavoce della cosiddetta comunità finanziaria internazionale. Nomi, come se questa nomi, fosse lei non fa mai i nomi. Un'entità, io non li voglio fare i nomi. Una comunità finanziaria internazionale, dice, la comunità finanziaria vuole, e c'aveva un elenco, un decalogo proprio preciso di quello che la comunità. Allora io dico, si palesasse questa comunità, ci permettesse di discutere con lei in maniera chiara ed evidente, non abbiamo bisogno di portavoce peraltro neanche adesso autorizzato. Adesso parliamo della comunità finanziaria italiana. No, però, della comunità finanziaria italiana, sì. E vorrei aggiungere una cosa e concludo rapidamente. I mercati sono anche i mercati finanziari che operano su una speculazione pazzesca. Qual è la speculazione pazzesca? Voi sapete che cos'è l'high frequency trade, quella roba che tu dai degli ordini di acquisto e di vendita che durano 22 secondi, gli ordini di acquisto e di vendita. Beh, questi sono dati molto di meno, dice Bregatini. No, ho detto quello che durano in media, possono durare anche un millesimo di secondo. E sapete quanti sono? Le grandi banche d'affari internazionali, esatto, intervengono. Quanti sono così, gli operatori di questo mercato? Il 2% degli operatori che operano. Quindi stiamo parlando di mercati fondamentali controllati dal 2% degli operatori che ci mettono 3 minuti cioè, parliamo dei mercati sapendo di che cosa stiamo parlando. Voglio dire, in alcuni casi sono entità ben visibili, ben controllate. Arrivo subito da voi, sì. Ma c'è un altro intervento da pubblico. Sì, lei è? Noi siamo gli studenti della Bocconi e sicuramente, nel senso, credo stasera si stia facendo un po' di confusione tra quello che effettivamente nella manovra c'è e quello che nella manovra non è presente. Io credo che questa manovra, non posso dire se è una manovra giusta, sarei ingiusta appunto nei confronti di tutti voi e anche nei miei confronti. Credo ci siano dei forti elementi di iniquità, ma credo anche che sia da dire come innanzitutto questo governo l'abbia fatto in tempi estremamente celeri. 17 giorni. Esatto. E come vi fossero delle necessità molto forti. Si ricordava prima, l'Italia era sull'orlo del baratro, cioè non è questo un incubo. Effettivamente ci trovavamo in una situazione per cui dall'oggi al domani
forse non saremmo più stati in grado di ripagare i nostri debiti, così come gli stipendi dei dipendenti pubblici, quindi la situazione era drammatica. Premesso tutto questo, credo che l'iniquità sia data, da un lato, dal fatto di questa necessità di raccogliere dei capitali in tempi celeri, rapidi, immediati. E ovviamente credo, e chiedo appunto eventualmente conforto nel pubblico di professori, sul fatto che una trattazione in tali termini dell'evasione fiscale richieda forse più tempo e più interventi tra loro susseguenti e tra loro legati, che in 17 giorni evidentemente erano ben difficili da fare. Dall'altro lato però penso anche che questa debba essere letta come una manovra che è una premessa ad una serie di manovre che verranno poi fatte. C'è un po' di miopia nell'analisi di questa manovra. Qui faccio il vecchiaccio e le dico a lei che è giovane che in Italia abbiamo una tale esperienza di politiche dei due tempi. Sì, però si fa questo che è urgente subito e poi faremo... Sì, però secondo me ecco è proprio questa la differenza. Il nostro, questo governo... è un governo di tecnici politicizzati, ma tecnici, che quindi non devono rispondere ad un elettorato. E la ciclicità della politica, in questo caso, entra in gioco, ma fino a un certo punto. Ah, che bel tema lei ha introdotto, questo della tecnicità. Lo tratteremo più tardi perché in Europa ho paura che stiamo finendo in mano alla tecnicità. Ma prima di andare in pubblicità, almeno velocemente, qui anche la Redaelli e Bragantini ci devono dare una mano, e Unida eventualmente, è rimasto un discorso in sospeso, vedi, arriviamo ai banchieri per l'appunto, anche ai banchieri fiorentini del 400. Zingales all'inizio della trasmissione ha diffidato di quella parte della manovra del governo consistente nel creare un fondo pubblico a sostegno delle nostre banche. Contemporaneamente però le nostre banche denunciano un macigno che gli sta cascando sulla testa, cioè che l'associazione europea, l'EBA, cosiddetta delle banche, chiede, come dire, una stretta creditizia di 15 miliardi se non sbaglio, la quale secondo molti calcoli si traduce nel doppio di liquidità che viene ritirata alle piccole aziende, a tutti quelli che hanno bisogno del mutuo per la casa. Per fare patrimonio bisognerà ridurre l'esposizione, quindi verso anche le piccole e medie imprese. È un macigno ulteriore, francamente inspiegabile. E oltretutto c'è l'ingrediente molto incerto della valutazione dei titoli in portafoglio a valore di mercato, altra cosa che renderà assolutamente incerto il patrimonio. È molto grave a nostro modo di vedere questo provvedimento, perché indubbiamente è prociclico e già abbiamo imparato all'inizio della crisi nel 2008 quanto l'entrata in vigore di Basilea 2, che coincideva proprio con l'inizio della crisi del 2008, ha fatto male avere delle misure procicliche, e straordinariamente c'è questo provvedimento che troviamo molto negativo. Io però qui devo approfittare della mia confidenza con Bragantini per chiedergli di svolgere la parte più odiosa, cioè profeta di sventura. Il mio dubbio è, non è che se il governo ha fatto quel fondo è perché calcola che possa esserci proprio in una delle nostre banche, non facciamo nomi, un possibile cedimento di sistema, il punto debole in cui può verificarsi qualche guaio grosso. Ancora oggi le abbiamo viste scendere in borsa, valore sta proprio diminuendo. La ragione per cui il governo ha fatto quel fondo, che secondo me ha fatto bene a fare, e quindi non sono d'accordo in questo con l'amico Zingales, è proprio nella restrizione del credito di cui hanno parlato prima i signori del sindacato. Quindi secondo me era una misura obbligata, purtroppo obbligata anche dal fatto che il vertice europeo, come la Cerretelli sa bene, ha rifiutato di dare garanzie europee alle banche, perché questo bisognava fare. Ci deve essere una garanzia europea alle banche europee, non l'Italia all'Italia, la Svizzera non fa parte, la Francia alla Francia, perché a questo punto ognuno può avere le banche sulla propria dimensione, questo è sbagliato, l'ambito delle banche è europeo e doveva essere data una garanzia europea, purtroppo non è stata data, quindi il governo l'ha fatto per l'Italia, penso che altri lo faranno in altri stati. Ha in mente banche che possono essere in grave difficoltà? Questo non lo so, può essere, qualcuna forse ha certamente più problemi di altre. Voglio però spezzare una lancia
a favore dell'EBA, che in Italia in questo momento è vista come... L'EBA è l'associazione dei delle banche europee. L'ha citata prima Adriana Cerretelli, quindi non ripetevo, è la European Banking Authority. No, non è l'associazione delle banche europee, è l'autorità, diciamo, che riunisce le autorità nazionali del settore bancario. Io qui devo fare una dichiarazione, diciamo così, ideologica. Io appartengo a una generazione che ha sempre creduto nell'Europa e nella regolazione indipendente, con delle autorità indipendenti. Forse siamo ormai fuori moda e fuori, diciamo, dai nostri tempi, ma io credo che questa debba essere la linea. L'EBA si muove nell'ambito delle regole che ci sono in Europa. Se i governi vogliono risolvere questo problema della capitalizzazione delle banche, dicano, e tutto sommato lo possono fare, perché l'altro giorno al vertice hanno detto non ci sarà un altro default stile greco, punto. Allora, benissimo, dicano all'EBA, perché i governi lo possono fare, non mi... Nazionalizziamo le nostre banche? No, dicano semplicemente all'EBA, tu non applicare uno sconto sui titoli pubblici detenuti dalle banche, perché una parte degli aumenti di capitale che devono fare le banche italiane, secondo l'EBA, per 15 miliardi, circa 10 sono per tener conto della perdita di valore dei titoli che le banche hanno, ma siccome questi titoli si presume che alla fine saranno rimborsati al 100%, se vogliono gli Stati dicano, e lo possono, anzi siccome lo debbono fare dopo quello che è successo l'altro giorno a Bruxelles, tu Eva non calcolare nessuno sconto sui titoli pubblici detenuti dalle banche. Io fatico a seguire questo discorso così tecnico, voglio chiudere questa parte con il filmato di Francesco Esposito, perché il paradosso che invece comprendo è che nel momento della maggiore difficoltà delle banche noi viviamo anche il momento del loro maggior potere, perché il loro ruolo è cruciale evidentemente nella fornitura del credito e quindi nella vita di tutti noi, tant'è che i cittadini possono vivere magari anche come un'ingiustizia che le banche ricevano un finanziamento Se le banche chiudessero sarebbe ancora peggio. Oggi c'è stato un episodio strano, tanto per capire, in Lettonia, figuratevi, si è sparsa la voce che una certa banca svedese stesse per fallire e ci sono state le file agli sportelli, panico e quant'altro. Capire, insomma, stiamo scherzando col fuoco. La Germania del 1931 vide il fallimento di una banca e la fila davanti alle altre fino a che il governo decise di chiuderle per qualche settimana, le banche. Insomma, Kreditanstalt in Austria, ecco, fu l'inizio si scherza con il fuoco qui, ma nello stesso tempo i banchieri riacquistano un'importanza cruciale. Tim Parks è fra i curatori di questa mostra a Palazzo Strozzi, se non sbaglio. A Palazzo Strozzi di Firenze, nella quale una vicenda del 1400 ci suona straordinariamente familiare anche nell'oggi, anche nei suoi lati migliori. Oggi... Ma forse soprattutto questo, che con questa formazione delle banche nel 3 del 400 è questo... enorme esuberanza di denaro, si comincia a sfuggire al controllo pubblico e diventa quasi una cosa misteriosa. Anche il loro modo di guadagnare attraverso lettere di cambio, in modo di non essere usurai manifesti, perché non era permesso dare prestiti ad interesse. Si crea una situazione dove le banche funzionano in modo che quasi nessuno capisce, che sfuggono al controllo locale dello Stato, ma anche al controllo etico della Chiesa, e arrivano a un punto dove questo benessere diventa assolutamente fondamentale allo Stato, che non riesce poi a gestirlo. Allora, siccome dedicherò l'ultima parte della trasmissione, dopo la pausa pubblicitaria, alla questione posta dalla studentessa della Bocconi, questa tecnicità della politica, o che prende il posto della politica, che conseguenze può avere nella nostra vita a livello europeo, oltre che italiano, è buona premessa questo racconto di Francesco Esposito sui banchieri che si fanno Stato.
Banchieri e governi, finanza e politica. Due mondi sempre più sovrapposti nel pieno di una crisi che rischia di travolgere l'Unione Monetaria Europea. Ma anche un intreccio antico che comincia tra le dolci colline toscane all'epoca del Rinascimento, quando, protetta da libere città-stato, una nuova generazione di mercanti dà vita al moderno sistema finanziario. La sola Firenze ospita 70 banchieri internazionali con un sistema di credito esteso da Londra a Napoli, da Cipro a Costantinopoli. Il piccolo fiorino d'oro diventa la moneta di riferimento dell'intera Europa. Sopra non vi è raffigurata la testa di un re o di un duca. La città del fiore è una repubblica dove i cittadini comuni possono ricoprire cariche politiche e fare approvare misure contro i grandi oligarchi. Per decenni le cose vanno per il meglio, mentre si accumulano profitti vertiginosi. E se oggi ci domandiamo che cosa lascerà di utile al bene collettivo chi siede in un ministero dopo aver lavorato in una grande banca, i banchieri fiorentini dell'epoca risposero alla loro maniera, lasciandoci in eredità i capolavori del Rinascimento, finanziati un po' per mostrare il proprio potere, un po' per placare un inquieto senso di colpa. Come ricorda l'ultima mostra di Palazzo Strozzi, Denaro e bellezza, i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità. Nel 400 questi uomini negoziano prestiti con re e papi che non di rado li ripagano affidando loro la riscossione delle tasse o dei dazi doganali. Finché, per mettersi al riparo dalle alterne fortune della finanza, qualcuno non decide di fare la scalata alla politica. D'altra parte, osserva Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, a Firenze si può malvivere ricco senza lo Stato. Ecco il nuovo obiettivo. Lo Stato, il controllo delle istituzioni. Ma a chi lo rimprovera di fare gli interessi di una ristretta lobby, Lorenzo ripete che il bene di Firenze e quello della più importante banca cittadina sono la stessa cosa. Così aggira le norme costituzionali appellandosi al diktat dell'emergenza economica e all'urgenza di alcune riforme. In realtà, egli si mise nello animo di insignorirsi della Repubblica. E se la storia ha fatto del Magnifico una figura quasi mitica, ancora nel 1480 l'ambasciatore di Ferrara a Firenze, descrivendo i cambiamenti della vita in città, annotava: «Trovo questo popolo più scontento che mai». Qui ho bisogno di essere rassicurato, persino quella deformazione della zattera della medusa che naufraga nella bandiera tedesca fa di me probabilmente un retro, anch'io sono di quelli nati meno di un decennio dopo la Seconda Guerra Mondiale, a me questa Europa da cui si distacca il Regno Unito e l'Inghilterra, che ha tutte le sue colpe, sono dei cafoni, fanno la pipì in testa a Sarkozy, non ci piace, superbi, difendono la sterlina, ma a me questa Europa a dominazione germanica, come ha detto un illuminato figlio del 68 tedesco, Joschka Fischer, che ha fatto il ministro degli esteri nella fase dell'allargamento democratico dell'Unione, mi è una reminiscenza storica che mi suscita diffidenza. Vedo che non siamo coetanei, via. Ecco. Ma credo che susciti... Allora, intanto c'è un punto sull'euro, che tutti sanno, però magari chi ci ascolta lo sa meno, per così dire. Se pensiamo a uno dei fallimenti politici dell'euro è che l'euro era stato concepito sostanzialmente dal punto di vista politico per evitare questo. Cioè per tenere a bada il paese più forte dentro l'Europa, perché è evidente che il ritorno della Germania Unita avrebbe sbilanciato il rapporto tra la Germania e qualunque altro paese. Ovvero la Germania europea e non l'Europa tedesca. Esattamente questo. Questo era legato all'euro e la cosa non è funzionata, a mio avviso non è funzionata perché è mancata una parte, che è mancato il governo politico di questa moneta, che non risolve mettendo delle regole ferree per cui chi sbilancia va. Ma, scusa se ti interrompo, dimmi. Parsi, ma qualcuno questo tema
l'ha affrontato anche con delle grossolanità, che quando sono venuti qui gli amici tedeschi abbiamo denunciato insieme, chi ha parlato di Anschluss, di imperialismo tedesco. Ma c'è il pericolo che questo dialogo, che oggi è ancora molto civile, possa invece farsi di nuovo cattivo? Ma su questo c'è, voglio dire, lasciamo stare da parte le trivialità, appunto, non è di questo che stiamo parlando, però stiamo parlando di uno strumento che non ha funzionato. Io credo che c'è un altro elemento lì dentro che tu puoi evidenziare, che è la paura tedesca della Germania. Scusami? La paura tedesca della Germania, cioè tutte le volte che la Germania ha esercitato leadership in Europa, non è andata bene, alla Germania e all'Europa. Quando prima si diceva la Merkel viene dalla Prussia, per così dire, viene dalla Germania dell'Est, cioè la Merkel credo che sia in cuor suo terrorizzata di come governare quello che sta succedendo, convinta di non avere grande competenza, comprensione dell'essenza di questa faccenda. Credo che le fortune di Monti in questo momento in Europa derivino dal fatto che è ritenuto dalla Merkel innanzitutto quello che ne sa. Credo che il successo di Draghi in questo momento sia venuto per esempio per una misura per cui è stato molto criticato, che sta quella di non mettere, di non usare, diciamo, la Banca Centrale Europea da furbo, e credo che questa sia stata una cosa che invece la Merkel ha garantito moltissimo, perché in questo momento se c'è una cosa che possiamo fare per andare in quella direzione è schiacciare la Merkel nell'angolo e chiedere alla Merkel di fare qualcosa che lei non può fare. Dobbiamo dare spazio alla Germania, paradossalmente, perché possa assumere decisioni coraggiose, che in questo momento non è in grado di assumere altrimenti. Ma qualcun altro veda di rassicurarmi, se del caso. Gran Bretagna, il Regno Unito, l'Inghilterra, chiamatelo come volete, che si prende il lusso di salutare alle 5 del mattino e dire io me ne vado, non ci sto. Forse torna indietro. Ma non c'è mai stata in Europa la Gran Bretagna. Eh? Non è mai stata in Europa davvero la Gran Bretagna. Vabbè, qualcuno ha detto persino che è un bene, un fatto di chiarezza. Romano Prodi ha scritto che meglio così, almeno le cose sono chiare. Sì. Ma invece non è uno scricchiolio che ti segnala che questo nostro sistema sta... certo che puoi dire. Sì, no, cioè, non voglio difendere l'uscita di Cameron, che non mi ha fatto piacere, però quando si è deciso di costituire l'euro c'era la critica della Gran Bretagna che per fare una moneta unica bisognava avere una politica unica che adesso... Appunto, che peraltro la Gran Bretagna non voleva. Non voleva, ok, quindi... non voleva, però, ok. Jacques Delors adesso, il grande architetto di tutto questo, dice in interviste, ma gli inglesi avevano ragione. L'uscita dell'Inghilterra è successo con la decisione di non entrare nell'euro. È quello che avevano previsto, effettivamente loro vedono adesso. Continuate a parlarmi di ieri. Posso dire? Io invece ho paura per il domani. Esatto. Voglio che voi mi diciate se una Inghilterra che scommette sulla propria autonomia significa che danno per fottuto, scusate il termine, il nostro euro e la nostra unione monetaria. Posso dire una cosa? Allora, la posta in gioco oggi, che cos'è? È questa famosa unione fiscale, che in italiano si dice pilastro economico, integrazione delle politiche di bilancio. Questa, che è stata in parte decisa al vertice di Bruxelles, prevede in sostanza che noi tutti europei dell'eurozona dovremo sottostare a una famosa camicia di forza che riguarda sia il bilancio, nel senso un limite per il deficit 3%, se no sanzioni automatiche. Allora, in sostanza, sarà il modello tedesco, perché in questo momento, come dicevo prima, non c'è più la famosa asse franco-tedesco, che si imporrà all'Europa. L'Inghilterra al tempo della Thatcher e oggi più che mai, allora rifiutò la moneta unica perché disse se fate la moneta unica prima o poi dovrete andare a fare una politica economica di bilancio unica. Loro hanno il principio fondamentale no taxation without representation. Non volevano e non vogliono gli Stati allora Uniti d'Europa. Oggi arriva questa unione che loro avevano paventato sulla politica economica di bilancio e loro a maggior ragione dicono no, noi non ne vogliamo sapere nulla, anche se questo può costarci
diciamo, il mercato unico, perché non ci dimentichiamo che il mercato unico è nato su un'idea della Thatcher e certo. del suo famoso Lord Cockfield. Però detto tutti. Questo, scusa, un'ultima cosa, detto questo c'è un problema sul mercato unico, perché loro hanno la City e da tempo con il voto a maggioranza qualificata, loro che ai suoi tempi dominavano la legislazione finanziaria europea, oggi la subiscono, perché l'Europa continentale, grazie alla maggioranza, che riesce a imporre alla City cose che loro non vogliono. Queste due cose insieme fanno che siamo arrivati siete lì. Siete molto competenti, ma troppo raffinati per me. Basta. No, non era affatto difficile, era molto chiaro, ma io sono molto più brutale. La studentessa della Bocconi, prima, ci ha evocato appunto la positività del fatto che ora comandano dei tecnici che non devono rispondere alle prossime elezioni e quindi forse loro finalmente faranno le cose severe che gli altri non sono riusciti, senza microfono non la sentono. Estendo sul piano europeo questa storia, la regola draconiana, bismarchiana, teutonica, chiamatela come volete, fa sì che dell'Unione Fiscale Europea, fa sì che noi saremo soggetti, sottoposti a organismi simili a quelli a quei mercati impersonali, cioè molto anonimi, che non sono stati eletti, certo, che non hanno rappresentanza e legittimità democratica. Cioè la parli Europa come tedesca... Come? Parli come un inglese. Cioè, no, è esattamente la retorica di questo momento in Inghilterra. Sta dicendo esattamente quello mi che mi chiedo, non si potrebbe fare più Europa ma democratica? Certo. Scusa, non mi pare che la stiamo... La risposta l'hai scritta lì tu nella battuta di Fischer. Cioè, il vertice di Marsiglia... siamo entrati al vertice di Marsiglia che dovevamo perdere l'Europa per salvare l'euro, l'euro per salvare l'Europa o tutte e due. Siamo usciti dal vertice di Marsiglia. Marsiglia o Bruxelles? Siamo usciti dal vertice, dall'ultimo vertice europeo, che abbiamo tenuto l'euro e l'Europa. Abbiamo fatto una riparazione in navigazione che ci consente di avere dello spazio. Poi il punto è quello di Fischer. Serve una riforma politica dei trattati che emetta, non un'autorità tecnica, ma un governo politico a decidere di queste cose. Perché c'è un problema che ha avuto l'Unione, che l'Unione è stata sempre introversa. Cioè noi siamo stati molto bravi, perché questo è stato lo scopo. Ma il governo politico, Sarkozy, nella Merkel, ma non è quello il governo politico nazionale. Ci sognano di volerlo. Serve un governo politico a livello europeo che gestisca questo problema. E serve un governo che si muova in maniera verso l'esterno. Attenzione un attimo. Questo è il desiderio di Parsi che io condivido, altrimenti non si andrà. No. Cioè no, è vero quello che dice. Cioè, in sostanza, noi siamo all'unione fiscale, diciamo, ma si deve arrivare all'unione politica. Mica vorrei lasciare perché l'Europa altrimenti in mare, no, campa a cavallo che l'erba cresce, sono d'accordo, ma infatti, secondo me, uno dei grandi problemi di questo ultimo vertice è che ha deciso che a marzo faranno il trattato sull'unione fiscale. Però il prezzo dell'unione fiscale, cioè questa iperdisciplina, con intrusione nei parlamenti nazionali, perché Bruxelles potrà venire a dire no caro Parlamento, questo bilancio che tu mi hai fatto non mi piace, cambialo, perché questa che moneta è ci una sarà cosa... nel marzo 2012, ragazzi miei? No, io quello che voglio dire è che però in cambio del rigore non c'è stata la solidarietà, perché Merkel ha sempre detto, ok, voi vi mettete così... E seguite la mia disciplina, però io vi garantisco la solidarietà, quello che tu dicevi, gli spread, eccetera, chi ci aiuta. Nella vera verità, nel comunicato finale, sulla solidarietà si dice sì, a marzo decideremo quello che faremo. Campa eccetera, cavallo eccetera. Che l'erba cresce, quindi ci ritroviamo ancora in una situazione... come dire, allora, preoccupante. Non è colpa della Segretelli se il cappagallo. No, ci mancherebbe. Io al contrario la ringrazio perché ci sta spiegando molto bene. Ma non mi risolvete il problema. Il problema è un pochino più... Se sono parso a stilare della Segretelli, me ne scuso. L'idea dell'unione politica campa cavallo e siamo d'accordo, però se abbandoniamo quella il futuro è fatto di un altro colore, cioè cambia il colore del futuro, quindi è un progetto complesso che se qualcuno li prendesse in mano male non farebbe. Ma nell'immediato quello che voglio dire, la cosa che secondo me è il vero punto anche per rispondere alla questione dei governi tecnici, è qual è il vincolo che noi pensiamo sia il più stringente rispetto alla capacità della politica di produrre esiti decenti.
Allora, quando si dice che i tecnici non devono essere impopolari, pensiamo che il vincolo principale sia rappresentato dal fatto che si fanno delle cose che hanno un basso tasso di impopolarità, come se fosse una cosa di per sé negativa. Io mi immagino che se una cosa è fatta bene, un po' popolare deve essere, no? E quindi, diciamo, non è che quello che è impopolare per definizione Monti è buono. Ha la sua popolarità. Appunto, appunto. Quindi, diciamo, quindi non è questo il problema. Il problema di fondo che io vedo, lo dico in maniera molto... Com'è? Non è un giornale contro, come fa non, appunto, l'opinione pubblica contraria. Vabbè, però, questo, no, nell'opinione forse pubblica. Forse questa sera abbiamo fatto la trasmissione più antimontiana della televisione. No, allora, posso dire una cosa. Il punto fondamentale, secondo me, è un altro. Quando sento dire i mercati hanno imposto alla politica determinate cose, lo diceva anche prima la Serretelli, cioè noi subiamo un qualche cosa che viene dai mercati, non sentiamo dire la politica è in grado di governare i mercati. Secondo me quello è il vero punto. Su chi cadono i governi tecnici, i governi politici? Esiste o non esiste un condizionamento così forte dei mercati sulla politica da produrre cambiamenti, da impedire strategie di lungo termine? E se questo è vero, che cosa si può fare? Questa mi sembra la domanda di fondo. Ma se questo è vero, scusate, tutti quanti mi avete raccontato questa sera e avete raccontato ai telespettatori, ciò che più conta, una situazione nella quale la finanza, i mercati, restano un cavallo imbizzarrito. Che ha detto anche Monti che sono una bestia feroce. Che non feroce. Viene, come dire, controllato dai provvedimenti intrapresi, neppure dall'unione fiscale che si farà a marzo, e non sappiamo appunto se a marzo saremo ancora vivi come questo sistema. C'è da pensare se davvero sono compatibili le libertà di movimento dei capitali, che sono oggi pure un dogma assoluto, e la sovranità nazionale e la democrazia. Tutte e tre assieme